Amici di Formula Italian Team, ben ritrovati al nostro studio pre-gara questa sera per inaugurare la dodicesima stagione della Master League, ovviamente targata Formula Italian Team in questo 2021-2022, un'alba che paradossalmente questa sera inizierà nella notte del Bahrain. Come di consueto, Raffaele Lelli, per voi Rossi a condurre questo spazio, insieme a me troviamo l'incredibile ormai voce di Andrea Longagnani, abbiamo fatto carriera, Doc, buonasera. L'impegno e la sofferenza portano lontano. Vale. Buonasera a tutti e buona master a tutti, innanzitutto. Buonasera e bentornata anche all'inossidabile Alessandro Pietracatella. Ale, ho fatto i conti dal 2015-2016, che fai da regista in Master League. Sì, esatto. Buonasera a tutti, sono tanti anni che appunto svolgo questo ruolo con grande piacere e grande passione. Molto bene, siamo essenzialmente noi tre, sentirete queste nostre tre soavi voci, ma c'è una sorpresa, io pensavo che arrivavo direttamente per la gara, non volevo spoilerare, mi ero preparato un fantomatico Ladies and Gentlemen, Start Your Engine, inizia là, eccetera, eccetera, per i nostalgici, Matteo Pittaccio. L'ultima volta che l'ho sentito ero su DAZN, mi commuovo adesso a risentire la sua Ciao voce. ragazzi, è un super piacere tornare in diretta su Formula Italian Team. L'ultima volta era per un evento che avevamo organizzato durante il lockdown e era stato un grandissimo evento. E adesso di nuovo in Master. Tornano le vibes del 2015, della Master del 2015 e del 2016. Bello, sono contentissimo. Molto bene, abbiamo tante cose di cui parlare, visto che abbiamo raccontato, presentato le voci, ne approfitto anche per fare un in bocca al lupo a Luca Flaminio che torna in Master League, quindi anche lui storica voce della Master, non lo sentiremo in questo spazio pre-gara, tornerà anche Enrico Masserini, per il momento qualche difficoltà tecnica, ma tornerà anche la sua voce ad accompagnarci per questa stagione. Direi che possiamo alzare il sipario, visto che già vedo che i piloti sono parecchi, dobbiamo già velocizzare il tutto su questa Master League 2021-2022. Parleremo un attimino delle line-up, del calendario, soprattutto, Bendy, già se ci vuoi favorire la grafica del calendario per, insomma, fare anche un po' di chiarezza, perché qualche pilota nel post-gara l'abbiamo visto un po' spaesato da quello che è stato, ovviamente a causa della situazione pandemica, per Covid-19 nella realtà, ne hanno risentito anche le piste che ci sono in questo capitolo 2021 della Codemaster con la Formula 1, quindi abbiamo già corso in Bahrain con Sport e Pro League, questa sera avremo la Master League e domani la Prime, poi come vedrete sarà la Cina il secondo appuntamento, Cina che non abbiamo visto e non vedremo nella realtà alcune piste come tra l'altro il recente aggiunto Estoril, non lo vedremo nella realtà, Turchia, no, che vedremo nella Portimao, realtà, non li avremo in gioco come Lokman. Portimao, non l'Estoril. L'Estoril è vecchia, Non come l'Estoril, il Qatar, perdonami, panico. vista. Portogallo, tra l'altro, sarà la 200ª gara della Master League. Abbiamo fatto i conti per bene con Luca. Forse c'è qualcosa in più, però il 2010, quando si correva organizzandosi su Facebook, ci sono pochi dati. Come vedrete, le prime 9 gare, quindi saranno tutte corse nel 2021. Poi la pausa natalizia si ripartirà con l'Emilia-Romagna, il Gran Premio di Imola, attesissimo da tanti ragazzi. Sono saltate essenzialmente le piste difficoltose anche sui limiti della pista, tra virgolette, per fortuna, visto che manca il Canada, manca Singapore, manca Russia, manca Melbourne rispetto a quello alla quale siamo abituati. Chiedo a Matteo, visto anche che con la MotoGP, in realtà, anche per loro le piste ci sono state, c'è stata qualche novità. Cosa ne pensi di tu in generale questa situazione e anche della possibilità che si è creata di vedere delle belle nuove piste? Che alcune anche a livello di contratto, le giro di Imola, forse fino al 2025 c'era in trattativa. Beh, vabbè, Imola la conosciamo perché è stata una bella presenza dal 1980 in Formula 1, dunque è un circuito che tutti gli appassionati, soprattutto italiani, conoscono bene. Sono stato piacevolmente sorpreso di vedere la Formula 1 a Portimão perché era un mio sogno da tanto, tantissimo tempo, perché è un circuito che ha rappresentato forse la modernità applicata al layout, diciamo, del passato. Sali scendi, ma con carreggiate strette che si allargano, diciamo, quindi un layout, un disegno particolarmente angusto e ostico, con però un livello di sicurezza veramente molto molto alto, perché
Stiamo parlando di vie di fuga che si estendono per molti, molti metri, per addirittura chilometri, calcolando le ultime due curve. Quindi sono veramente contentissimo di avere Portimão, di vedere Portimão in calendario, perché è una pista che merita e che, nonostante qualche difficoltà economica nel corso del decennio passato, è riuscita a riprendersi e a portare la Formula 1, la Formula 1 di nuovo, a riportare la Formula 1 in Portogallo. Per il resto, diciamo che ci sono piste da scoprire, c'è l'Arabia Saudita che vedremo un po' come si presenterà a livello anche di prestazioni e di equilibri e sono molto molto in hype ed emozionato per il ritorno nel circuito del Santerno a Imola. Vedere queste vetture secondo me anche in un simulatore a Imola potrebbe essere una novità molto piacevole. L'ultima volta, se non erro, era il 2013 quando fu inserita come pista classica insieme a Brands Hatch, Estoril, eccetera, eccetera. Molto bene, grazie mille. Andre, te un'infarinatura su, insomma, il software, questa iterazione di Mamma Go The Master, qualche prova abbiamo avuto modo di farla, anche qualche spinnata. Cosa pensi che caratterizzerà, farà la differenza in questa stagione di Master, le criticità e le speranze, diciamo, anche con le piste che verranno, come detto? Di sicuro quello che potrà influenzare di più sarà chi riuscirà prima a capire che ci sono i danni al completo simulazione, cioè si rompe tutto. Quindi, allora, abbiamo già provato parecchie volte in pre-season, l'ho detto anche parecchie volte in interviste. Attenzione a Belgio. Perché lo rouge, se non stai attento, rompi subito il fondo e abbiamo visto che rompendo il fondo quest'anno la macchina diventa inguidabile. E quindi, cioè, più che inguidabile, puoi avere, non riesci a capire quando la stai perdendo. E questi sono danni irremovibili, come l'alettone posteriore, i sidepod. Quindi questo sicuramente influenzerà tantissimo. Anche perché siamo abituati che un contatto ruota a ruota può danneggiare al massimo l'ala anteriore e quindi poi non succede più nulla. E invece quest'anno, oltre a danneggiare se stessi, con un contatto si danneggia anche gli altri e irrimediabilmente. Quindi chi riuscirà a capirlo prima avrà sempre più punti di quelli che invece tentano di gareggiare come l'anno scorso. Detto questo, le piste, bisognerà vedere cosa farà Mamma Go The Master con Imola. Noi Imola ne abbiamo avuto un saggio su Assetto Corsa, ma Assetto Corsa si sa che è fatto veramente molto molto bene il tracciato. Portimão, se può essere un saggio di quello che può fare Codemaster con piste nuove. Ne sono rimasto molto colpito, quindi bisognerà attendere. Si pensa fino al 16 ottobre per Imola, ma soprattutto lasciami dire che abbiamo avuto una confabulazione io e te a microfoni spenti e probabilmente uscirà la nuova livrea della Red Bull settimana prossima, quella bianca in onore di Honda, ma non quella di McLaren. Quindi Anche questa per è una tortura. il momento i PC Master Race hanno flexato, ecco, sui social. Ringraziamo intanto tutta la chat, vi leggo, buonasera a tutti ragazzi, c'è chi è felice di vederci Doc, c'è chi è felicissimo di sentire la voce di Matteo. Andiamo avanti, visto che manca poco, entriamo in clima Master League. Bendy, se puoi favorirci il video delle statistiche, così cominciamo anche a ripassare il tracciato di Sakhir, la decima edizione della Master League su questo circuito, quasi 5 km e mezzo di lunghezza, le solite 15 curve, insomma il layout Grand Prix che tanto bene conosciamo, una distanza di gara al 100% di 57 giri, mi permetto di dire infinita, visto quanto ho provato martedì in Pro League. Il podio della scorsa stagione con la vittoria di Smoukman davanti a Reimann, un Reimann che nel finale si dovette anche difendere nei confronti di Simone Violo. Battagliare su questa pista si può, esagerarono sotto alcuni punti di vista, però fu davvero una bella vetrina di quello che
abbiamo poi vissuto nel corso della stagione, purtroppo fino al ritiro di Raymond. Per quanto riguarda i record, è purtroppo un Rosario Sinacori non ai nastri di partenza per la prima volta dopo 7 anni ormai di Formula Italian Team per lui, tutti quanti corsi uno dietro l'altro, con 3 vittorie nel 2014, 2015 e 2016, è il recordman proprio per vittorie ed anche consecutive su questa pista. A proposito di record, è una persona che abbiamo letto tanto sui social, sul nostro profilo, visto che tanti ragazzi ci hanno richiesto proprio anche il ritorno di Amos al commento o per chiacchierare. Vedremo, troveremo un accordo anche con il buon Sutil 69FU, che ottenne la pole nel 2012, 2013 e 2015. Per quanto riguarda i record, e credo che quest'anno reggeranno, abbiamo essenzialmente risultati infatti registrati nella scorsa stagione, con Raymond che andò a migliorare il tempo fatto registrare in qualifica nel 2018 con Magic, se non sbaglio, era sul 25.2. Quest'anno è difficile anche andare sotto il 26, è un signor tempo. Un 25 medio questa sera me lo aspetto, però è davvero tanto complicato. Doc, quello, no, beh, quello della qualifica probabilmente reggerà. Invece quello della gara non ne sono tanto sicuro, perché Fabio Surname in pro fece 1.27.7. E quindi però, a 2 decimi, sì, per carità, safety car all'ultimo giro, sì, quello che vuoi, però secondo me si può fare, anche perché non è detto, speriamo di no, ma potrebbe esserci anche questa sera una safety car, cioè il trend è questo: lunedì ultimi 2 giri safety car, martedì ultimi 2 giri safety car, se continuiamo col trend il 27.5 si può battere. Vedremo, io già ho iniziato un trend sbagliando, perché ci eravamo messi d'accordo nelle statistiche, dovevi leggere te, invece mi sono lasciato prendere. Allora, c'è da prendere di favorire le attack zone, ti lascio a te commentare, insomma, ciò che vedrai, insomma, tutto basato sull'anno scorso. Curva 1, assolutamente uno dei punti di sorpasso, diciamo, più facili. Si arriva da una zona DRS, dal rettilineo principale, dove c'è una poderosa staccata per un tornantino che si fa in seconda, certi addirittura scalano fino in prima marcia. Infatti vediamo qui addirittura Napulitan su Rayman che tenta il passaggio all'esterno e si lanciano verso curva 2. Il passaggio all'esterno, se fatto bene, può dare l'incrocio di traiettoria per curva 2 e quindi avere l'interno. Qui invece arriviamo alla fine della seconda zona di RS, che è subito dopo curva 1 e curva 2, ovvero curva 3, scusate, curva 4, la famosa curva 4 di quest'anno con i limiti della pista. Anche qua molto molto difficile, anche perché allarga parecchio in uscita, e quindi poi si hanno le due chicane, curva 5 e curva 6, bisogna vedere. Ritengo sia più facile passare all'esterno perché si ha poi una trazione migliore. Poi si arriva alla curva, credo una delle più difficili del campionato, curva 9-10, in discesa, doppia sinistra, si arriva veramente molto molto forte sui 270 km orari per poi tirare una grande staccata. Qua invece la sequenza 9, curva 11, 12 e 13 che ci portano alla fine del secondo settore, e anche qua un grandissimo duello da parte di Just Lawler e Alberto, che hanno fatto queste curve completamente appaiati. Bisogna stare attenti alla ripartizione dei pesi quest'anno, perché io l'ho proprio sbinnata lì martedì, quindi sì, chi ha seguito la Pro può capire che se si perde il posteriore nella sequenza di queste curve non la riprendi più, perché non riesci a capire, quando capisci che l'hai persa è finita. Quindi è parecchio divertente questo tracciato. In più vediamo i delta delle gomme. Qua la Pirelli ha portato le gomme C2, C3 e C4, ovviamente C2 per la hard che paga un delta di 1 secondo e 7, C3 per la media che paga un delta di 1 secondo e 1, e C4 ovviamente la gomma più morbida, quella che ovviamente dura un po' di meno. Un po' falsati questi delta, perché ovviamente sono i riferimenti che ci dà Pirelli, ma la gomma hard su questo circuito, anche sulla 100%, è sconsigliatissima da utilizzare, perché è difficile portarla in temperatura e soprattutto
non ti dà quel feeling giusto per andare a spingere come si dovrebbe fare in master e come si dovrebbe fare questa sera. Quindi la gomma gialla dovrebbe durare intorno ai 23-24 giri, mentre la gomma soft vedremo anche, sarà interessante vedere quanti partiranno sicuramente i primi 10, tutti sulla gomma soft e soprattutto chi la sceglierà dopo la top 10. Molto bene, eccomi, mi ero incagliato. Ero rimasto emozionato dal tuo commento dell'Action Zone. Vedo i piloti pronti sul gioco, li vedo ancora di più qui sul nostro monitor, qui su Discord. Si stanno preparando con le webcam, li vedrete anche voi poi nel corso della gara. Allora chiedo a Bendy di favorirci. Intanto, prima di tutto, ringraziamo Bendy per questo ennesimo Virtual Studio, per la regia anche di ciò. Grazie a voi. Quindi noi ci prendiamo una piccolissima pausa, il tempo di farvi rivedere la pole position scorsa stagione di Rayman 7, Sandy Raimondo e poi tutti quanti in pista per questa prima qualifica della Master League 2021-2022.
Appassionati di motorsport, appassionati di simulazione, buonasera e benvenuti al primo round della stagione 2021-2022 della Master League by Formula Italian Team. Un abbraccio, buonasera da Matteo Pittaccio che sarà accompagnato da tutta la squadra. Saluti ragazzi che avete già ascoltato, già sentito nel corso del pre-gara. Tutti pronti per raccontare una stagione che sarà sicuramente fantastica su il nuovo simulatore, il nuovo prodotto di Codemaster. Parto salutando il mio compagno e cabina di commento, dottor Long. Ciao, dottor Long. Buonasera. Ciao Matteo, buonasera a tutti. E poi dalla regia abbiamo il nostro grandissimo Alessandro Pietracatella. Ciao Alessandro. Ciao a tutti, buonasera. Poi ovviamente anche tutta la direzione gara che sarà nel dietro le quinte a gestire questo primo appuntamento che non si corre in Australia come da tradizione, bensì si debutta in Bahrain, lo avete visto nelle altre categorie che hanno corso in questi primi giorni della settimana. Siamo nel circuito di Sakhir per la decima edizione del Gran Premio del Bahrain, 57 giri per un totale di 308,769 km, un tracciato che si districa tra 15 curve, 9 a destra, 6 a sinistra e che ci permetterà di assaporare per la prima volta i valori in campo, gli equilibri tra i 15 piloti iscritti a questa stagione 2021-2022. Alessandro e dottor Long, anzi, passo prima da Long e poi vado da Alessandro Pietracatella per un giudizio veloce. Pirelli porta C2, C3, C4, mancano 11 minuti alla fine delle qualifiche. Pensate che Matthew, Fleming e Re possono rimanere sulle medie per provare a partire in top 10 con quel tipo di pneumatico? Prima Bendy e poi Long. Beh, penso che sarà difficile perché quest'anno abbiamo visto che la Master sarà abbastanza combattuta, l'abbiamo visto già dalla pre-season. Sicuramente ci saranno tantissimi valori che verranno fuori durante queste qualifiche. Sarà difficile posizionarsi comunque in una buona posizione appunto con le medie. Infatti vediamo che molti con le gomme morbide ancora non hanno fatto il tempo, quindi sicuramente anche Matthew, Fleming e Re dovranno ricorrere poi ai ripari. Long, prima o poi di presentare le vetture e i piloti iscritti, parere tuo sulle gomme, ti abbiamo già ascoltato nel pre-gara, hai detto che la dura non sia assolutamente utilizzabile perché le temperature sono troppo basse e non si parla di una gomma competitiva in gara. Cosa vedi invece, come vedi la gomma media sia in qualifica in queste Q brevi, ma anche durante i 57 giri di Gran Premi? È quella la gomma da gara? Allora, la gomma da gara sicuramente è la gomma media, però abbiamo visto già martedì i piloti della Pro montare due set di gomme soft, ovviamente poi ci sarà la variabile safety car che potrebbe un po' sbaragliare tutte le strategie. Io credo che Matthew e Flaminio abbiano fatto un tempo con la media per togliersi un treno di gomma media. Ah, appunto, e quindi credo che poi andranno a ritentare con la gomma soft perché non credo che riescano a rimanere in top 10 con questa gomma qui. Per il momento abbiamo Mattia Metrano in testa in pole position provvisoria con il tempo di un primo 26 secondi, 284 millesimi, 12 millesimi più rapido di Luca D'Amico, poi Alessio Fiorino, Raffoidex, Topin Crestel, Re, Mattia De Campo, Luca Flaminio, Emanuele Felicella, anzi scusate, da Emanuele Felicella fino a Dede sono tutti senza tempo, stanno registrando il primo crono, il primo tempo in assoluto. Vorrei salutare anche, lo vediamo anche in grafica, Raffaele Lelli, Hiroshi che ci farà un po' da supporto in regia nel dietro le quinte e anche tutti i ragazzi della chat. Vado ad illustrare velocemente le line-up, le entry-list di questa stagione 2021-2022 della Master League. In Alfa Romeo correranno Mattia De Campo e Luca Flaminio, in Red Bull Dede e Raffoidex, in Ferrari J Sport Jacopo Rochita e Luigi Di Legge, in McLaren coppia scelta Luca D'Amico e una Pulitan Alessandro Verni, Aston Martin punta tutto su Topin Crestel e Luca Fiorino, Mercedes con una sola punta, Re, che dovrà difendere quindi i colori del team di Brackley, Alfa Tauri che ha selezionato Emanuele Felicella e Ametrano, mentre Williams, l'ultima scuderia, Michele Scolaro e Mauro Perazzo, Zeta Pro Mauro. Dunque, siamo effettivamente nel piano delle qualifiche, 8 minuti e 10 secondi alla bandiera a scacchi, c'è l'attacco al tempo, il primo attacco al tempo di Mauro che non ha un crono registrato, l'obiettivo è stato fissato, il riferimento è stato fissato da Michele Scolaro, dottor Long, che ha girato in 25-860, rifilando 4 decimi a Mattia Ametrano.
Questo è già un tempo indicativo, perché 25.8 siamo già sotto il muro dell'1.26, quindi potrebbe essere un tempo indicativo per Matthew quasi sicuramente, e soprattutto anche per gli altri piloti, che abbiamo visto già martedì come la pista va migliorando, quindi un 25.8 è già un tempo buono per il pilota della Williams. C'è una bandiera gialla nel primo settore, scopriremo tra poco forse quello che è successo. Dead nel primo, nel T2, nel T1, nel T2 non è male, anche Mauro Perazzo 28, 180, 37, 214 non è assolutamente lento, potrebbe inserirsi intorno al quarto tempo, dipende tutto dall'ultimo settore. Tanta la differenza fatta da Michele Scolaro, che corre con la Williams, compagno di squadra proprio di Mauro Perazzo, perché si appresta a chiudere il suo primo giro di qualifica. No, ha perso un po' nell'ultimo settore, 9 decimi di ritardo, e abbiamo visto anche i tempi di Mattia De Campo e di Fleming, che si sono posizionati in undicesima e dodicesima posizione con la gomma gialla e si sono rilanciati con lo pneumatico più morbido, il C4. Emanuele Felicella, Jacopo Rochita ed Ede ancora senza tempo, dottor Nong. Sì, credo che loro vogliano salvare un treno di gomma soft per tenersela poi per la gara, come dicevamo prima, per un eventuale safety car. Ti voglio un attimo ricordare una cosa, io e soprattutto la ricordo alla chat: se vi registrate sul sito www.formulaitalianteam.com potete trovare il live timing per seguire e per spulciare soprattutto i settori dei piloti. È molto molto indicativo, molto dettagliato, quindi vi ricordo www.formulaitalianteam.com, andate su statistiche e trovate il live timing. Questo è molto molto ben fatto, ecco, dal buon Lopez88, che ringraziamo. Quindi grazie dottor Long per questa visaia, per questo consiglio sicuramente di supporto, il tracker, il live timing. Abbiamo un nuovo tempo, quello di Dede, che si è posizionato tra Michele Scolaro e Mattia Ametrano, registrando un tempo 2 decimi più lento rispetto al 25.8 di Michele Scolaro. Ma arriva Mattia De Campo, che sfiora la pole position provvisoria per 31 millesimi, quindi ottimo crono per Mattia De Campo. Attenzione anche a Luca D'Amico, che potrebbe inserirsi in seconda o prima fila addirittura, resta registrando un gran tempo, 9 decimi sotto il suo attuale 26.9. Vediamo il giro, la conclusione del giro di Luca D'Amico, che completa curva 14 e 15 praticamente un'unica piega verso destra, quarta posizione, quindi seconda fila a 103 millesimi, mentre Re è arrivato a 2 millesimi dalla prima fila, 2 millesimi da Mattia De Campo. Per ora Michele Scolaro porterebbe la Williams in pole position. Bendy. Sì, esatto, infatti Michele Scolaro ha fatto un giro strepitoso, ma sono tutti lì attaccati, nel giro di un decimo ci sono quattro piloti, e quindi basta una piccola sbavatura, un piccolo errore che può mettere comunque i piloti uno dietro l'altro, e questo è fantastico, la precisione che ci vuole. Attenzione anche ad altri, perché c'è un grandissimo potenziale lì dietro, abbiamo visto delle sbavature, degli errori, ma sappiamo che a grandissimi livelli è il dettaglio quello che conta. Jacopo Rochita rallenta e si fa passare da un pilota Alfa Romeo che si rilancerà. Io sposterei l'attenzione su Alessio Fiorino, vediamo dov'è in pista, perché potrebbe essere in uno dei suoi giri veloci. No, in realtà rallentato, giro di cooldown per tutti mi sembra, Long. Credo che tutti stiano adesso raffreddando gli pneumatici per rientrare in box e cambiare set, oppure per ricaricare la batteria e rilanciarsi per un altro tentativo. Allora, ricaricare la batteria vorrebbe dire usurare una gomma che poi ovviamente devi partire in gara, ed è molto molto sconsigliato, quindi qua l'usura si fa sentire parecchio, anche perché il secondo settore è molto tortuoso, non è detto che possa succedere, però è sconsigliato. Io credo che in questo momento i piloti stiano andando ai box per poi provare l'ultimo tentativo, quindi ci sarà veramente Fiorino delle scintille. Fiorino un po' al limite, perché credo che abbia addirittura finito la benzina, mi sembra molto costante nella sua bassa velocità, 3 minuti e 20 credo che sia al limite per
diciamo, entrare in box, cambiare gomme e provare un ultimo tentativo. Potrebbe farcela, però deve essere super veloce nel suo outlap, nel giro di uscita box. Per il momento Michele Scolaro conquisterebbe per la prima volta in carriera la pole position nel Gran Premio del Bahrain e andrebbe ad eguagliare a quota 1 Nico Fiore, Luca D'Amico, Rayman e Magic. Mattia De Campo lo affiancherebbe in prima fila, poi Ray in terza posizione davanti a Luca D'Amico, Dede, Mattia Metrano, Jakub Rokita, Jay Sport, Alessio Fiorino, Raffoidex, poi Luca Flaminio a chiudere la top 10 a 6 decimi e poco più dalla pole di Michele Scolaro. Alessandro Verni, una pulita, un undicesimo, dodicesimo Luigi Di Legge, tredicesimo Emanuele Felicella e Kestrelin in quattordicesima posizione, seguito da Mauro Perazzo. 15 piloti in meno di un secondo, in 967 millesimi. Siamo con Raffoidex che è sceso in pista insieme a Dede, al suo compagno di squadra, poi una Pulitan e Di Legge, quindi due Red Bull, una McLaren e una Ferrari. Di Legge che è compagno di squadra in questa stagione di Jakub Rokita. Io invito anche i ragazzi della chat su Twitch a delle domande, delle questioni, qualsiasi domanda riguardo il nuovo campionato, la nuova Master League che si presenta alla vigilia del decimo Gran Premio del Bahrain, con molti dubbi soprattutto per i livelli, i valori in pista. Lo vedete, soli due decimi separano ben cinque piloti, e io vorrei partire con un pronostico, prima il dottor Long e poi Alessandro Pietracatella. Chi fa la pole position in Bahrain? Per me la fa Matthew. Hai Ale? Io stavo per dire anch'io Matthew, ma diversifichiamo un po', direi Re. E poi ovviamente pronostico che va direttamente verso la chat Twitch. Anche voi ragazzi che state seguendo queste qualifiche del GP del Bahrain, chi conquisterà la pole? La decima pole di questo Gran Premio che si corre in notturna dal 2014. Michele Scolaro in pista, l'unico rimasto in box per il momento è Alessio Fiorino, che non uscirà in pista, no, non ha il tempo per uscire in pista, quindi rimarrà almeno per il momento in ottava posizione, ma potrebbe essere scavalcato da tutti coloro che sono entrati prima ai box. Si ritira dalla sessione per l'appunto e quindi non è riuscito a raggiungere il proprio garage in tempo per cambiare gomme e ritornare in pista. Si è lanciato Raffoidex con la sua Red Bull all'attacco della seconda fila, vedremo se ce la può fare, non è così lontana, deve guadagnare mezzo secondo in teoria la pista per il continuo sviluppo, potrebbe permettere un netto miglioramento tra la prima e la seconda rana. Vediamo il primo settore di Raffoidex che nel T1 taglia la fotocellula con 4 millesimi di vantaggio su se stesso, quindi potrebbe arrivare un bel miglioramento, ma occhi puntati sulla battaglia tra Michele Scolaro, Matteo De Campo, Re e Luca D'Amico, che sono i piloti probabilmente più compatti. Long. Sì, diciamo che è un misto di esperienza quest'anno la Master League, perché per l'appunto Fiorino, Raffoidex, spero di non dimenticarmi nessuno, sono dei rookie per quanto riguarda la Master League, quindi fanno addirittura Raffoidex fa il suo debutto alla 100%, anche Topping Kestrel e Z Pro Mauro, che l'anno scorso correva in Sport in Pro, ha fatto il grande salto anche lui, quindi sarà molto molto bello. Però là davanti credo che ne abbiano veramente di più, c'è Luca D'Amico che ricordiamo è stato campione della Master nel 2019, Re che l'anno scorso ha battagliato con Smokeman, Matthew e Mike. Intanto Napo fuori, Napo fuori, probabilmente danno all'ala e quindi si è ritirato Alessandro Verni, mentre Raffoidex guadagna due posizioni passando dalla nona alla settima, 4 decimi, 433 millesimi dalla pole position di Michele Scolaro. Andiamo proprio sul pilota, sull'alfiere Williams che ha la pole tra le mani, almeno per il momento. Matteo De Campo è poco più dietro, quindi arriveranno in successione sul traguardo. Re sarà il primo e andiamo proprio su di lui, anche Luca D'Amico è velocissimo, mentre il record nel primo parziale per Michele Scolaro in 27.587 riesce a registrare un super tempo, due decimi più veloce in prospettiva di Luca D'Amico. Tra poco arriverà anche il secondo settore per Scolaro. Siamo con Re, siamo con la Mercedes, l'unica Mercedes presente in pista. Attenzione all'ultima curva, qui è importante avere una buona trazione, short shift tra la quinta e la sesta marcia e rientra in box, quindi niente giro per Re che è destinato a chiudere la qualifica in terza posizione. Luca D'Amico ha preso bandiera, non si è migliorato, anzi si è migliorato ma è a 35 millesimi. Ragazzi, quattro piloti in 35 millesimi. E ora
allora gli unici due in battaglia, gli unici due piloti che possono contendersi la pole position sono Michele Scolaro e Mattia De Campo. Vanno sul traguardo, Michele Scolaro passerà per primo, record nel primo e nel secondo settore, 1:25.453. Arriva però la risposta di Mattia De Campo, che non ce la fa, a 3 decimi da Michele Scolaro, che conquista una fantastica pole position portando a casa la prima partenza dal palo in questa stagione 2021-2022 della Master League. Attenzione a Luigi Di Reggio, che non è assolutamente male, riesce a migliorare il proprio crono di 23 millesimi. E poi vediamo, no, Di Reggio è l'ultimo insieme, l'unico insieme a Z Pro Mauro che potrebbe farcela. Arriva adesso sul traguardo ma ha abortito il suo tentativo, niente da fare per Luigi Di Reggio. E dunque va in archivio la prima qualifica stagionale con la pole position di Michele Scolaro in 1:25.453. Ha fatto la differenza nell'ultimo tentativo. Assolutamente sì, e poi siamo a solo a 9 decimi di distacco dalla pole position dell'anno scorso. Ricordiamo che quest'anno, soprattutto nel posteriore, con il famosissimo fondo a Coca-Cola che ha tolto un po' di deportanza, si sono persi un secondo e mezzo, quindi siamo ampiamente sotto quel delta. Grandissimo Mike, che ha dato 3 decimi a Matthew, che ha sbagliato il primo settore perché ha fatto 27.8, paga 3 decimi dal primo intertempo di Mike, però ha fatto un grandissimo ultimo settore, infatti è proprio lì che paga quei 3 decimi, ovviamente nel primo settore, quindi è un gran peccato. Buono anche Matthew, Luca D'Amico, bravissimi anche loro in 2 millesimi addirittura. E dietro comunque abbiamo delle buone conferme, ovvero Mattia Metrano arriva a 1:26.02 in settima posizione, Flaminio che ritorna in Master, quindi ottavo e subito in top 10, Raffo Idex al suo debutto niente male in 1:26.02, una grandissima Master League, perché quello che ha fatto di meno ha fatto 1:26.06, che è topping, quindi tempi di tutto rispetto anche nelle retrovie. E comunque, Alessandro, non siamo lontanissimi dal record, nonostante le modifiche regolamentari, tecniche, che ha appena citato Long. 1:24.541 il record della pole position precedente, siamo a 8 decimi, quindi 7-8 decimi, quindi è un gran tempo quello registrato da Michele Scolaro, che alla fin fine, in 3 curve, è riuscito a distaccare di così tanti decimi Mattia De Campo. La curva numero 11, la curva numero 13, la 14 e la 15. Sì, sono curve dove la trazione è particolarmente importante, anche la percorrenza della stessa curva, e lì è stato bravo, lì devi essere proprio eccezionale nel farlo nel giro veloce. Attenzione, perché ovviamente tra la qualifica e la gara c'è appunto la differenza, che la gara richiede più costanza. Ovviamente in qualifica può andare a usare può andare oltre il limite tante volte, cioè puoi utilizzare la gomma in un modo totalmente diverso rispetto alla gara, quindi attenzione, la gestione gara è proprio tutt'altra storia, quindi sicuramente ne vedremo delle belle. E Long, così come a tutti i ragazzi, domanda che pongo sia a Long sia a Bendy, ma anche ai ragazzi della chat: cosa vi aspettate da questa gara a livello di pit stop? Quando potrebbe aprirsi la prima pit window? Sicuramente 2 soste, questo te lo so dire per certo. La prima finestra potrebbe essere dal giro 13-14, a meno che qualcuno non tenti un undercut, quindi anche 11º-12º giro. Bisognerà vedere cosa succederà all'inizio stint. E poi, per andare su una gomma media e tenerla per 23-24 giri, un ultimo stint poi molto veloce con gomma soft e soprattutto con carico di carburante molto molto alleggerito, diciamo. E quindi via con i pronostici in chat su Twitch, siamo pronti per il giro di formazione. Vediamo anche i ragazzi live, abbiamo le loro on board, se così si possono chiamare, disponibili, quindi potrebbero segnalarvi qualcosa in anticipo. Io farei raccontare a Dottor Long il giro di formazione, i 5.412 metri del circuito di Sakhir. Ok, allora andiamo magari on board con Mike. Ha appena passato curva 1, curva 2, curva 3, molto molto difficile, soprattutto curva 2, perché è possibile perdere il posteriore e le barriere sono veramente molto vicine. Poi prima zona DRS, si arriva alla staccata di curva 4, molto molto importante riuscire a prendere il tempo
giusto di frenata perché si rischia di andare lunghi. Poi S in discesa, qua siamo all'inizio del secondo settore, tornantino, anche qua attenzione al posteriore, può causare parecchi problemi. Poi arriviamo in queste due curve, 9 e 10, veramente molto difficile, come dicevamo prima, staccata in discesa, doppia a sinistra, si arriva a un tornantino in seconda marcia e via verso, attenzione alla trazione perché è molto molto importante, DRS abilitato, si arriva in fondo a questo rettilineo, staccata con una curva che diciamo in termini realistici allarga, quindi una sinistra, poi una, subito un'altra destra di percorrenza, attenzione a toccare quel cordolo perché si può perdere anche lì il posteriore. Si arriva a una curva a destra, l'ultima, la prima in realtà del terzo settore, che lancia verso il rettilineo e poi staccatona per arrivare alle ultime due curve. Questa sarebbe la penultima curva a destra, trazione per arrivare alla fine sul rettilineo del traguardo. Attenzione al degrado. Bendy, pronostico al volo, chi vince il Gran Premio del Bahrain? Direi sempre Re, dai, ci fido. Quindi punti su Re, siamo pronti per questa prima gara della stagione Masterling 2021 e 2022. L'albo d'oro del Gran Premio del Bahrain vede Sutil 69 F1 in testa con 3 vittorie 2012, 2013, 2015. Poi Rayman a quota 2 2018 e 2019. Un successo a testa per Smokeman, Nico Fiore, Sven e Mauro Gold. Sono tutti pronti in griglia di partenza da Michele Scolaro, primo a Top in Crest al quindicesimo. Partiranno con Mescola C3, quindi la media gialla, Alessio Fiorino, Luigi Di Leggi, Alessandro Verni, una pulita e Mauro Perazzo, Zetra Pro Mauro. Williams e Alfa Romeo in prima fila con Michele Scolaro e Mattia De Campo. Si accendono le 5 luci rosse e poi, quando si andranno a spegnere i semafori, partirà ufficialmente la stagione 2021-2022 della Master League, che scatta in questo momento. Buona la partenza di Michele Scolaro, che quindi protegge la sua pole position conquistata in qualifica con un tempo straordinario. Attenzione, c'è un flap lì dietro che parte e potrebbe essere un Aston Martin ad essere danneggiata all'avantreno, e infatti è proprio Top in Crestel che subisce un bel danno. Ho visto una Ferrari procedere molto lentamente. Mattia De Campo è in lotta con Re, che è riuscito a mantenere questa terza posizione, prende tutta la scia, forse un danno lieve anche all'Alfa Tauri di Emanuele Fericella. Per il momento le posizioni rimangono abbastanza invariate nella parte alta della classifica, c'è qualche vettura danneggiata, ho segnato Kestrel, Emanuele Fericella e Luigi Di Legge, tutti con danni all'ala anteriore. Assolutamente sì, e ti dirò di più, Ema Felix danno all'ala anteriore destra insieme a Top in Kestrel, invece sulla sinistra Di Legge, quindi gara un pochettino rovinata per loro, soprattutto per Di Legge, che vedremo se avrà un altro set di gomme medie, quindi potrebbe essere una gara tutta in salita per lui, ma ricordiamoci ci sono ancora 56 giri. Esatto, gara sicuramente molto lunga con l'incognita safety car da valutare. Michele Scolaro, Mattia De Campo, Re, Luca D'Amico, Dead, Mattia Metrano, Raffoidex, poi J-Sport, Una Pulitan e Luca Flaminio. Questi primi 10 in top 10, solo Alessandro Verni monta gomma media, monta gomma gialla, e Alessandro Verni era in terz'ultima posizione, partiva tredicesimo, quindi grande scatto e soprattutto è stato scaltro nel guadagnare posizioni in una parte della classifica molto molto pericolosa, dove per l'appunto sono venuti a crearsi parecchi incidenti e si sono sviluppati anche dei danni all'ala anteriore per Felicella, Kestrel e Luigi Di Legge. Inizia il secondo dei 57 giri in programma per questo Gran Premio del Bahrain, che sarà lungo 308.7 km, praticamente 5,4 km sono già in archivio. Rientrano ai box Felicella, Kestrel e Di Legge, io vedo una situazione abbastanza paritaria lì davanti. Alessandro Bendy, l'unico che potrebbe un po' scompigliare le carte è Alessandro Verni, è Napo con la gomma media. Sì, esatto, potrebbe essere lui, perché comunque lui avrà una strategia totalmente diversa rispetto agli altri. Fatto sta che, attenzione, perché dopo una Pulitan, ovvero Alessandro Verni, avrà la gomma soft, quindi attenzione che dopo i valori comunque si invertiranno. Strategia particolare, potrebbe andare a scombussolare le cose, anche perché potrebbe trovarsi davanti a qualcuno che effettuerà la sosta prima, avendo la gomma più morbida. In questo caso Emanuele Felicella è rimasto sulla Felicella è passata dalla S alla M, mentre Di Legge che è rimasto sulla gomma gialla long. In tutto ciò anche Kestrel è rimasto sulla rossa.
Sì, allora, topping, sembra strano che abbiamo... Oh, ritirato, attenzione di legge. No, è di legge, gomma fredda probabilmente, appena entrato in Sì. pista. E virtual safety car, peccato per Luigi di legge, primo ritiro della stagione e parliamo di una Ferrari. Oddio, il buon badolato non ne sarà contento di questa cosa, però c'è da dire che Topping Kestrel, diciamo, lascia invariata la sua strategia, quindi grosso modo andrà intorno al quindicesimo-sedicesimo giro sul cambio gomma, quindi vedremo se monterà una gomma media. Probabilmente lui è stato uno dei primi a fare il giro su questa gomma in qualifica, quindi non ne aveva una nuova e ha deciso di optare per gomma soft. Attenzione anche agli Attenzione, avvertimenti. Napo, penalità per eccesso di velocità in box. Possibile? No, No, per per la safety drive-thru. Ah, scusate, sì, Drive-thru. no, volevo dire penalità per eccesso di velocità durante la virtual safety car. Quindi dovrà scontare un drive-thru addirittura. Sì. Alessandro Verni, una tegola veramente cruciale e critica nella gara del pilota McLaren, che era messo in una buona posizione, partito tredicesimo, nono, era riuscito a ottimizzare anche una situazione abbastanza complicata perché le medie impiegano più tempo per prendere temperatura rispetto alle soft. Adesso la sua gara si complica perché Long e Bendy dovrà passare per la pit lane perdendo 20 secondi, una ventina di secondi. 25 secondi quando si fa il pit Il pit stop stop, quindi sì. 21 sarà. Sì, grosso modo sì, togliendo 2 secondi e 6, grosso modo che il pit stop standardizzato di Formula 1 2021, sì, all'incirca 21-22 secondi. Stavo segnalando prima, attenzione ai limiti della pista, perché come sappiamo questa sera non ci saranno i giri richiesti né di qualifica né di gara, ma ci sarà la direzione di gara targata Codemaster, quindi i risultati che si vedono, grosso modo, potrebbero essere anche confermati nel post-gara al netto di dispute e contatti vari. Piloti che sfruttano molto in ingresso di curva 4, la parte anche esterna, come si vede nella realtà, è abbastanza grippata, c'è del grip, nonostante sia un pochino sporca, i piloti sfruttano ogni centimetro disponibile, anche perché non c'è il taccuino di Marche dietro, che mette sempre molto timore, incute davvero tanta tanta tensione e paura a tutti i piloti del FIT, taccuino storico. Vedo un Luca D'Amico molto vicino a Re perché vediamo un distacco di mezzo secondo, quindi può utilizzare il DRS, lo possono utilizzare tutti, ad eccezione di Michele Scolaro che è quello un po' più esposto agli attacchi dei suoi rivali, Mattia De Campo, Re, Luca D'Amico, Dede, Mattia Metrano, Raffoidex, Jay Sporto, sono tutti dal primo all'ottavo in zona DRS. Luca Flaminio invece è molto indietro, lo vedo dalla sua onboard camera, un po' perplesso, sta cercando di recuperare questi 3 secondi e 3, adesso scende a 3 e 2. Deve riaccodarsi assolutamente perché il DRS è troppo importante in questa pista, con 3 zone che servono per rimanere veloci, incollati ai piloti più competitivi. Servono per recuperare magari quei decimi che da soli non si riescono ad avere. Un po' in stile Moto3. Intanto Matthew fa segnare il giro più veloce in 1:31.198, calfito da un Jay Sport in 1:31.001. Attenzione perché siamo su tempi già molto molto importanti, ovviamente un po' segnati dalle 3 zone DRS che ci sono qui, però siamo già a dei ritmi veramente veramente molto competitivi. Ti segnalo che Flaminio, grazie agli onboard che abbiamo questa sera, è già 2 o 3 volte che scuote la testa, quindi Lo non vedo so, molto serio, forse quasi perplesso. Però di credo che danni abbia non mi pare perso avere. La no, sua credo vettura che non mi abbia pare ci perso sia stata la tempo segnalazione. credo che abbia perso tempo con la frenata improvvisa di una Pulitan per evitare di prendere il drive-thru, quindi potrebbe essere per questo che sia un po' demoralizzato il pilota dell'Alfa Romeo. Ricordiamo, come abbiamo detto prima, la gara è lunga e non ha un distacco enorme, a 3 secondi e 2, grosso modo 3 secondi e mezzo, quindi bisogna stare attenti. Attenzione, scusami Long, perché ho visto Mattia Metrano nel gap alzarsi e andare oltre il secondo su Dead, quindi non potrà utilizzare il DRS nel lungo rettilineo che supera 1 km, che collega l'ultima curva alla prima. Si trova adesso nella penultima piega a destra, la 14 e 15, che potremmo anche interpretare come un'unica curva. 1 e 2, quindi non può utilizzare il DRS, grande occasione per la Red Bull di Raffo, perché con questi 6 decimi forse potrebbe tornare sotto. Vediamo se ci prova. Lì davanti anche Luca D'Amico.
d'amico molto vicino. Infatti si fa vedere all'interno di Re, ma non arriva il sorpasso. Lì dietro Raffoidex forse potrebbe liberarsi di Mattia Metrano dell'Alfa Tauri, che lo precede. Le due vetture gemelle di marchio Red Bull però non si avvicendano e rimangono nelle stesse posizioni. Nel frattempo Mauro Perazzo ha scavalcato Alessio Fiorino. È una battaglia che coinvolge Williams e Aston Martin. Entrambe le vetture sono su gomme medie. Intanto ragazzi, vi comunico che abbiamo il fit focus della partenza dall'onboard di Ema Felix. E allora lo lanciamo. Che è un momento un po' concitato questo, infatti molti stanno vicino. Ma forse possiamo aspettare magari i primi pit stop, che per i piloti con gomme rosse potrebbero arrivare intorno al 15esimo, 12esimo, 13esimo, 15esimo giro. Direi di aspettare quel momento, quella pit window, sì, esatto, per analizzare la partenza. Sono troppo attaccati. Sì. E Mattia Metrano continua a perdere tempo da Dede, quindi da 8 i piloti in lotta per la vittoria potrebbero diventare 5. Michele Scolaro, Mattia De Campo, Re, Luca D'Amico e Dede, tutti lì vicini, lo vediamo in un singolo fotogramma, sono veramente incollati. Luca D'Amico mi pare il più minaccioso. Assolutamente sì, poi ricordiamo il palmarès di Luca D'Amico, come detto prima è campione Master League nel 2019, l'anno scorso un anno un po' intermedio per lui, forse non si era trovato molto bene con il gioco dell'anno scorso, quest'anno l'ho visto dalla Precision molto molto sul pezzo, quindi attenzione perché... È difficile che venga passato Re in questo momento, perché si trainano tutti col DRS in questa situazione, quindi è molto molto difficile. Il gap comunque per Raffoidex per passa... Attenzione perché non vedo più a Metrano. Ma a Metrano, infatti no, a Metrano non è più in pista, o meglio, non è più lì davanti. Ottavo è stato passato da Raffo, è dietro a Raffo e a J Sport, quindi ha perso due posizioni, sì, in un colpo solo è stato passato, credo... da due piloti in un colpo solo, e forse credo che sia iniziato il suo momento critico con gli pneumatici, perché ha perso ritmo da un momento all'altro. Danni non ne vedo all'ala anteriore, quindi credo che sia un problema forse di passo. Ora potrà avere la possibilità di attaccarsi al DRS di Raffo, che è stato passato anche da J Sport, che si è liberato di due piloti in un colpo solo. Assolutamente sì, e soprattutto hanno girato in 32-1 Raffo in questo giro, quindi J-Sport ha fatto una grandissima manovra, magari si sono un po' bisticciati troppo a Metrano e Raffo Idex per farsi passare così dal pilota Ferrari, e vedremo se a questo punto J-Sport può avere il passo per riportare questi due piloti ad agganciarsi al treno di testa, perché ricordiamo che i primi 5 sono tutti attaccati, poi c'è un gap di 2 secondi e 1, vedremo se J-Sport avrà il passo. Basta una lotta tra il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, una battaglia, qualche sorpasso per consentire a J-Sport di guadagnare, anche se il pilota italo-polacco è passato da 2-2 a 2-4 nel primo settore, però è una sorta di elastico. Questo è Emanuele Felicella che ha rotto l'ala purtroppo nel primo giro, e ritorniamo lì davanti perché Luca D'Amico va all'interno di Re, ma non ha abbastanza spazio, non ha il margine a sufficienza per inserirsi in curva 4 e scavalcare la Mercedes, che occupa la terza posizione. Anche Mattia De Campo ci ha provato su Michele Scolaro, l'unico pilota che non ha a disposizione il DRS. Il vantaggio di coloro che seguono Long e poi Bendy è anche il fatto di poter risparmiare un po' di batteria. Avendo la scia si riesce a utilizzare meno Hertz, si preserva un po' di batteria e magari a livello strategico si è messi meglio. Assolutamente sì, intanto vediamo che il buon J-Sport ha recuperato 4 decimi in media al giro su Mike, quindi è molto molto in palla il pilota Ferrari. Per ritornare sulla tua domanda, assolutamente sì, qui ovviamente tre zone DRS, quindi diciamo che averlo fa tanto, aiuta parecchio, però attenzione come dicevo prima, perché fa aumentare le temperature delle gomme, quindi bisogna stare molto molto attenti, soprattutto in trazione, perché potrebbe succedere qualcosa. E Bendy, per quanto riguarda il discorso efficienza, qualcosa da dire, tu che sei tecnico? Esatto, perché infatti l'aria sporca in genere non fa quasi mai bene, diciamo è comoda soltanto per la scia in alcune determinate situazioni, ma se dovesse protrarsi nel tempo
porterebbe sì a un aumento di temperature, come diceva anche il dottor Long, e di conseguenza anche a un abbassamento dell'efficienza in generale, sia dal punto di vista del grip meccanico che dal punto di vista del grip aerodinamico, soprattutto nelle curve veloci. Scusami Bendy, ma Ray ha avuto un momento di incertezza, è andato lungo in curva 4, ha perso il posteriore sfruttando tutta la parte esterna, però è stato veramente freddo, tanto da mantenere il terzo posto e chiudere ogni singola porticina che Luca poteva sfruttare per salire in terza posizione. Michele Scolaro rimane al comando, siamo al nono giro dei 57 in programma, davanti a Mattia De Campo, poi la Mercedes di Re, la McLaren di Luca D'Amico, poi la Red Bull di Dead, Jakub Rokita che dopo quel guadagno di qualche decimo al giro è rimasto sui 2,5 secondi, quindi ora come ora non ha il passo per portare il terzetto dal sesto all'ottavo posto lì in lotta per il podio. Intanto perdonami Matteo, ma sono andato a vedere dal nostro live timing per la situazione avvisi, perché abbiamo una cosa molto insolita, ovvero un warning per una Pulitan al primo giro per una small collision, quindi potrebbe essere spiegato la situazione un po' caotica in curva 1 che è successa alla partenza. E comunque attenzione sempre ai tagli, perché abbiamo già parecchi piloti con diversi avvisi, quindi attenzione. Nel momento in cui andranno a effettuare le soste aggiorneremo. Intanto Luca D'Amico sempre molto minaccioso nei confronti di Re, va all'interno adesso in curva 4 per scavalcare la Mercedes, potrebbe farcela, traiettoria molto interna, più scorrevole invece quella di Re che mantiene il terzo posto con una linea scorrevole all'esterno, veloce in percorrenza curva nella parte centrale di curva 4, e con quella bellissima manovra entrambi sono riusciti comunque a non perdere troppo tempo. Nonostante il duello sono rimasti vicini al duo di testa composto da Michele Scolaro e Mattia De Campo, sempre vicinissimo, veloci, combattenti, ma soprattutto corretti, sia Re sia Luca D'Amico, che non hanno regalato troppi decimi di secondo ai primi due. E poi Dede, che ha osservato tutto da dietro e credo abbia cercato di approfittare anche lui di un possibile spazio che sembrava potersi aprire tra la curva 4, la 5 e la 6. Siamo nel secondo settore del decimo giro, Michele Scolaro ha questo mezzo secondo di vantaggio su Mattia De Campo, riesce ad accumulare due decimi circa nel tratto centrale che gli permettono di difendersi nel rettilineo di un chilometro che collega curva 15 al tornante della 1. Adesso però Mattia De Campo sembra leggermente più vicino, sfrutta la scia, sfrutta anche forse un po' più di ERS e probabilmente potremo assistere a un primo attacco in curva 1. Adesso utilizza sì l'ala mobile, vicinissimo, andiamo su Mattia De Campo, sull'Alfa Romeo che occupa il secondo posto, riesce ad affiancarsi a Michele Scolaro, i due piloti potrebbero scambiarsi per la prima volta in gara all'inizio dell'undicesimo giro la posizione in testa alla classifica, e così è. Adesso Michele Scolaro avrà il DRS a disposizione per rispondere tra curva 3 e curva 4, ma Mattia De Campo ha una grande velocità in uscita curva e riesce a proteggere il primo posto guadagnato due curve fa, e abbiamo la prima battaglia per il primo posto. Intanto ti faccio notare questo, perché è bastato un attacco neanche così poi diciamo difficile laterale per Matthew, e guarda quanto è arrivato Joyce Porter, a 2 secondi e 4 e a 2 secondi e 1 in questo momento, era arrivato addirittura a 1 e 9, quindi attenzione lì davanti, attenzione infatti davanti. Torna sotto ed è un qualcosa a cui devono stare molto attenti, perché il gruppo di testa è sempre molto veloce, ha il potenziale per scappare, ma prima o poi inizieranno a darsi fastidio, perché sono più o meno 11 giri che si studiano, cercano di capire un po' le traiettorie. I primi attacchi, Luca D'Amico sul Re in curva 4 ci sono stati, quello di Michele Scolaro su Mattia De Campo in pieno rettilineo in questo giro è andato in porto, è andato a buon fine, e quindi qualcosa si inizierà a vedere, le carte inizieranno a scoprirsi. Ora è Michele Scolaro che per la prima volta in questa gara può utilizzare il DRS recuperando qualcosa sul dritto a Matthew, però questi 7 decimi mi fanno pensare che Mattia De Campo possa iniziare tranquillamente il giro al comando della classifica. Apre l'ala mobile, Michele Scolaro prende la scia, il distacco scende sotto il mezzo secondo per qualche istante e non arriva però il sorpasso, la risposta, e c'è ai box sosta per Jakub Rokita, Mattia Metrano e Luca Flaminio, bandiera gialla nel terzo settore, forse problema per Emanuele Filicella che mi sembra perdere molto tempo. Intanto Raffo Idex 3 secondi di penalità per ammonimenti multipli, quindi track limits violati. Sì. La bandiera gialla era per il testa coda di una Pulitan alla 4. Una Pulitan.
Una Politan in testa coda. Arriva dalla regia la conferma, grazie a Hiroshi. Una Politan che quindi, dopo una gran partenza tra il drive-thru per il Delta violato in Virtual Safety Car e questo testa coda, perde la possibilità di lottare per il podio. 3 secondi di penalità per Rafa Edex, che quindi adesso va un po' in difficoltà, in netta difficoltà. Ma diciamo che tutto sommato non ha questa grandissima difficoltà, non per altro, ma perché Z Promover è 9 secondi e 9, quindi sì, deve stare attento a non prenderne altri per tentare di battagliare lì davanti, però tutto sommato rimarrebbe in sesta posizione, che per un esordio alla 100% e soprattutto in Master League non è niente male. Attenzione però a J-Sport, perché potrebbe fare undercut sul gruppo di testa. È un po' infattibile per la situazione gruppo, box, però infatti vanno box, tutti i box. Sì. Mattia De Campo, Michele Scolaro, Re, Luca D'Amico e Dede, tutti i box per rispondere alla strategia di Jacopo Rochita e di Mattia Metrano, che si sono fermati ai box nel corso tra il dodicesimo nel dodicesimo giro, montando gomma media insieme anche a Luca Flaminio. Box per Dede, gomma media anche per lui, tutti sulla gialla, che sembra essere la mescola migliore per affrontare la parte centrale di gara, quindi dalla S alla M, dalla C4 alla C3, e il nuovo leader della gara, come si vede in grafica, è Rafa Edex, che ha appena preso i 3 secondi di penalità per track limits, ma che sta cercando di allungare un po' lo stint. Vediamo Jakub Rochita, che arriva vicinissimo a Dede. Long, lo strappo è stato completamente ricucito. È quello che ti ho detto all'inizio, avevo detto attenzione agli undercut intorno all'undicesimo, dodicesimo giro, e infatti J-Sport ha fatto quello che ci si poteva aspettare, ma attenzione a Raffo, non è rientrato semplicemente perché Dead era davanti a lui, quindi avrebbe perso troppo tempo. Credo che rientrerà alla fine di questo giro, e a questo punto abbiamo ben 6 piloti che possono giocarsi la vittoria se continua così, e la Master è partita veramente veramente molto bene questa sera. E io vorrei far notare il distacco tra Jacopo Rochita e Mattia Metrano, 3 secondi 8, lo ricordiamo, qualche giro fa a Metrano era praticamente incollato a J-Sport e Rafa Edex, dopo aver subito il sorpasso era rimasto comunque vicino. Jacopo Rochita ha allungato, ed evidentemente i giri di rientro e di uscita box sono stati molto competitivi per il pilota italo-polacco, che corre con la Ferrari numero 46, la SF21 numero 46. Entra in box Rafa Edex, che quindi ha atteso un giro in più per effettuare la sosta, dovrebbe ritornare in pista tra il decimo e l'undicesimo posto tra Mattia Metrano e Luca Flaminio. Non deve abbassare troppo la guardia, perché Flaminio è stato veramente molto molto veloce. Anche Rafa Edex passa dalla S, quindi dalla gomma morbida, allo pneumatico di mescola media, ritorna in pista disattivando il pit limiter. Nuovo leader Mauro Perazzo davanti ad Alessio Fiorino, ma i due piloti devono fermarsi ai box. Rafa Edex ha disattivato il pit limiter, bravo, veloce nel suo allungare lo stint, perché è tornato in pista 7 decimi davanti a Mattia Metrano. Non me lo sarei aspettato. E soprattutto sì, e soprattutto conferma il fatto che J-Sport ha preso 2 secondi e mezzo sia su Rafa Edex sia sul gruppo di testa, quindi è parecchio parecchio utilizzabile questa sera l'undercut. Soprattutto questo potrebbe far frullare qualche idea per il terzo e ultimo stint con gomma soft, quindi attenzione. L'unico che in questo momento ha un po' la penalità, ha un po' il peso della penalità, è Rafa Edex, che ha 3 secondi da scontare a fine gara sul tempo totale. Io aspetterei Mauro Perazzo e Alessio Fiorino per fare il recap. C'è stato un sorpasso, Luca D'Amico si è girato in testa coda, curva 11 per Luca D'Amico. Sì, tra la 11 e la 12 in salita il pilota McLaren, quindi perde tempo e credo che getti anche la possibilità di lottare per la vittoria, cosa che sembrava essere alla portata nei primi giri di gara. Nel primo stint qualche difficoltà con gomme sporche e ormai su di temperatura a tenere la vettura in traiettoria, è tornato in pista a pieno regime davanti a Luca Flaminio in decima posizione, e c'è il ritiro dell'altra McLaren, quella di Alessandro Verni, di una Puritan. Momento difficilissimo per la casa di Woking, con Luca Flaminio che ora potrebbe avere la possibilità di utilizzare il DRS. Non è vero, perché Virtual Safety Car proprio per il ritiro di Alessandro Verni per una Puritan, e dunque posizioni cristallizzate. Gara che almeno per ora va a neutralizzarsi. Ma
Addirittura particolare non da poco, ma prima del ritiro, una Napolitan ha subito una foratura e quindi non so cosa sia successo per il pilota della McLaren. Invece l'altra McLaren, Luca D'Amico, credo abbia preso il cordolo interno in entrata di curva 11, perché lì l'ha persa veramente diciamo di posteriore, è andato addirittura molto molto lontano nella via di fuga, e questa safety car, però questa virtual safety car potrebbe ridargli quello che poteva aver perso. Credo che tra poco si possa ripartire. C'è una bandiera gialla nel primo, secondo e terzo settore. Spero che non si sia buggata. No, ho posto, perché c'era stato l'ok da parte della direzione gara. Quindi Virtual Safety Car che non c'è più, bandiera verde e i piloti che possono spingere completamente. Mauro Perazzo e Alessio Fiorino saranno tra poco raggiunti da coloro che la sosta l'hanno già effettuata. La prima sosta l'hanno già completata. Parliamo di Mattia De Campo, Michele Scolaro, Re, Dedde, Jakub Rokita, Raffoidex, poi Mattia Metrano, Luca D'Amico, Flemin Kestrale e Emanuele Felicella, l'ultimo pilota rimasto in pista. Emanuele Felicella si è fermato ai box un giro fa, ritornando, anzi confermando la gomma media montata alla fine del primo giro quando è rientrato ai box per sostituire l'ala. Attenzione all'attacco di Michele Scolaro che va subito a fronteggiare Mattia De Campo. Sono virtualmente i leader di questo Gran Premio del Bahrain. Mattia De Campo schiaccia la Williams numero 32 di Scolaro quasi oltre il cordolo. Scolaro costretto ad alzare il gas, dietro si avvicina anche Re, posizioni che per ora rimangono invariate, ma inizia a scaldarsi gli animi in Bahrain. E occhio perché J Sport, dopo questa Virtual Safety Car, è ritornato al distacco precedente all'Undercut. Incredibile, Due incredibile. secondi. Cioè, eh sì, 2 secondi e uno, credo perché io sono sempre stato un detrattore della Virtual Safety Car. Delta è veramente, veramente appannaggio del pilota, di ciascun pilota. Quindi chi lo interpreta meglio riesce a prendere un po' di distacco. E a me questa cosa non piace per niente. No, assolutamente, ne abbiamo parlato, poi se ne parla anche nei piani alti, sarebbe forse più utile una gestione alla WEC, tutti all'imitatore, con la full course yellow, e si andrebbe un po' a parificare il guadagno-perdita, il rapporto guadagno-perdita di tempo per i vari piloti. Poi non si può togliere, in questo vorrei interpellare anche Bendy, non si può togliere il fattore momento in cui si disattiva il full course yellow, perché magari un pilota si disattiva in pieno rettilineo e ha più facilità a riprendere ritmo, a un altro mentre in curva e lì per forza di cose devi regalare qualche decimo. Vorrei interpellare Bendy, ma tra due o tre curve, perché c'è Mattia De Campo che prova a passare Alessio Fiorino con il DRS. Non è una battaglia diretta in pista perché Fiorino e Mauro Perazzo devono ancora fermarsi ai box per il primo pit stop del Gran Premio. Siamo al 17° giro. Loro sono partiti con pneumatici medi nuovi, quindi possono allungare intorno fino al 25° giro. Fiorino viene passato anche da Michele Scolaro, non con così tanta facilità. Anzi, il pilota Aston Martin prova a resistere alla Williams, ma in realtà poi deve desistere in uscita di curva 4 per una netta differenza di freschezza negli pneumatici. E ora la pratica Fiorino passa a Re, Dead e successivamente a J Sport. Bendy, riguardo il discorso che ho appena fatto, sia full course yellow e quant'altro, sei d'accordo? Hai un'idea? Avresti comunque un possibile suggerimento, un sistema che ti aggraderebbe di più rispetto alla Virtua Safety Car che non è amata da nessuno? Sì, infatti questo problema della Virtual Safety Car, che potrebbe dare svantaggio ad alcuni piloti e vantaggio ad altri, certo potrebbe andare a, diciamo, falsare le gare, soprattutto in queste ultime gare che dove abbiamo visto nella realtà che i valori tra Mercedes e Red Bull sono abbastanza vicini, anche in passato, anche a valori importanti dove ci sono stati altri eventi. Andare a falsare in questo modo non va bene. Quindi sì, la possibilità di fare come nel WEC potrebbe essere interessante. Intanto Re con il DRS va Passare Fiorino. tranquillamente a superare Alessio Ma ha Fiorino. perso La stessa parecchio. cosa la Ha fa perso tanto tempo e De. volevo arrivare proprio qui long, perché percorrendo questo giro intero dietro a Fiorino, che è in gara perché può proteggere la sua posizione, non è un doppiato, hanno regalato ai primi due, ossia Mattia De Campo e Michele Scolaro, un secondo, praticamente un secondo, ed è ha dei problemi a passare Fiorino perché l'Aston Martin si protegge, riesce quindi
a praticamente proteggere il suo posto per 2-3 curve. Dead è comunque riuscito a completare il sorpasso e a salire in quinta posizione. Sarebbe realmente la quarta perché manca il pit stop di Mauro Perazzo. Io direi che sia arrivato il momento del Fit Focus su Sì, Emanuele Filicella. facciamo subito vedere proprio in questo momento. Eccolo qui in live. Vediamo i semafori che si spengono. E in questo momento partono le vetture. Emanuele Felicella parte abbastanza bene. Napo molto Partenza, o aggressivo. meglio, partenza normale. Però, cosa succede qui nel momento della staccata? Ecco dove va a rompere il flap. Napo si è infilato in uno spazio incredibile tra Flemin e Raffo. Sì, tra Sì, Flemin e Raffo esatto. non c'era un fantastico Napo in partenza in quel frangente. E purtroppo Long, effetto domino. Felicella ha praticamente tamponato Flaminio, che ha rallentato in curva 1 per evitare il contatto con J-Sport, e dietro credo che ci fosse il povero Luigi Di Legge. E soprattutto ecco spiegato i motivi del perché Flaminio continuava a scuotere la testa, perché ne parlavamo prima nel pre-gara, che quest'anno i danni sono simulativi per tutte le parti dell'auto e quindi questo tamponamento potrebbe aver danneggiato il diffusore e l'ala posteriore del pilota Alfa Romeo. E qui attenzione, perché Eh Flaminio a sì. Sì. questo punto sta facendo una gran gara, di gran gestione. Diciamo che è in undicesima posizione dietro a Luca, mantiene il passo di Luca, forse qualche decimo più lento. Luca che è finito, Luca D'Amico che è finito in testa coda in curva 11. Nel frattempo, mentre trasmettevamo in replica la partenza, in replay la partenza di Emanuele Felicella e l'incidente del primo giro, abbiamo assistito al sorpasso di Mattia De Campo, Michele Scolaro e tutti gli altri su Mauro Perazzo, anzi di Mattia De Campo e Michele Scolaro e basta, su Mauro Perazzo, che sta tenendo dietro Re, non fortunatissimo Re. Perché si è incontrato ha incontrato le vetture che ancora dovevano fermarsi in box in mezzo alla pista, quindi non ha avuto la chance di liberarsi subito dei piloti meno competitivi, dei piloti più lenti, e infatti ha perso un altro secondo rispetto ai primi due, e un secondo e mezzo dovrebbe esserci tra Re e Mattia De Campo una volta liberatosi Re, il pilota Mercedes della Williams di Mauro Perazzo. Ce la fa adesso, ritorna in terza posizione ufficialmente. Ora il compito di passare Perazzo, Zeta Pro Mauro, sarà di Dedde, e poi successivamente di Jakub Rokita, J-Sport, che rimane a 2 secondi e 2 dalla Red Bull, che occupa la quinta posizione. E ora di nuovo battaglia lì davanti, Michele Scolaro e Mattia De Campo, e vedremo se poi ci sarà la possibilità per Re di tornare sotto, di lottare per il successo, per il primo posto, e di giocarsela anche con la strategia. Mi sembra che abbia già guadagnato un decimo e mezzo, qualcosa in più, anzi 2 decimi solo nel primo settore, quindi il passo di Re a pista libera è davvero fantastico. Assolutamente sì, e mi permetto di dire che questi 20 giri, al netto di Virtual Safety Car e ritiri, me li aspettavo così, nel senso i piloti che sono là davanti me lo aspettavo. Un grandissimo gruppone di metà griglia, diciamo, con Dedde, J-Sport, Raffo Idex e Ametrano. Non mi aspettavo ovviamente lì, purtroppo per l'errore, Luca D'Amico, che l'avevamo visto molto molto bene, però mi permetto di fare una postilla, perché quest'anno il sistema di punteggio del FIT prevede che i punti vadano anche al dodicesimo, quindi avremo un sistema di punteggio fino alla dodicesima posizione. In questo momento purtroppo l'unico che non prende punti in pista è Top Inchestra. Esatto, mentre Alessandro Verni e Luigi Di Legge ritirati nella prima fase di gara. Intanto Re 1:30, 395 liberatosi di Mauro Perazzo con pista libera, è riuscito a guadagnare poco, ma ha comunque guadagnato su Mattia De Campo e Michele Scolaro, sono tutti molto vicini. Intanto Alessio Fiorino viene passato da Raffaello Morga, da Raffo Idex. Io vorrei porre anche l'accento sui giri che stanno completando Mauro Perazzo e Fiorino, perché potrebbero darci una sorta di riferimento sulla durata della media, anche in termini di passo gara, rimanendo con la regia su Mattia De Campo e Michele Scolaro, che stanno lottando fisicamente, è successo 2 volte con le battaglie corpo a corpo, ma anche a livello di crono, perché sono vicinissimi, pochi centesimi, millesimi di secondo li separano giro dopo giro. Attenzione quindi, Long, ai tempi e ai giri di Mauro Perazzo e di Alessio Fiorino. Poi, in base al loro primo stint con la media, ci baseremo per valutare l'efficacia dello stesso pneumatico nella seconda e nella terza parte di gara.
Assolutamente sì, dovrebbero fermarsi intorno al 23esimo-24esimo giro. Poi ovviamente bisogna vedere come sono riusciti a gestire le gomme, potrebbero fare anche due o tre giri in più. E soprattutto a vedere i tempi di Zeta Pro Mauro, è veramente molto molto costante questa gomma, perché si vedono proprio i cliff che ha subito col tempo la gomma. E questo è veramente molto molto bello, perché siamo passati da un 31,8, 31 alto di media a un Occhio, 32 attenzione. basso. Scusami, Long, perché c'è Michele Scolaro che vuole rispondere a Mattia De Campo. E allora va subito a prendere il primo posto. Ancora prima di girare il volante per curva 1, freni incandescenti nella prima sequenza di curve per Michele Scolaro, che è tornato in prima posizione, passando Mattia De Campo proprio con il DRS. Stessa manovra di prima, solo a parti invertite. Credo che l'abbia lasciato passare, non ha dato tantissima resistenza all'attacco di Miche per due motivi. Uno, magari adesso fa tirare un po' Miche, avrà esaurito l'ERS, il buon Matthew, e quindi ha detto va bene, adesso tiri un po' te. Seconda cosa, se iniziano a battagliare, diciamo, in maniera vigorosa, Re inizierebbe, ritornerebbe nella partita, quindi... No, disconnessione per Oh, Dede. Dede, disconnessione per Dede, stava facendo una gran gara e avevano segnalato in chat un po' di lag all'inizio, però dalla nostra visuale sembrava essere tutto ok. Evidentemente c'erano dei problemi di connessione, vedo che infatti Dede è perplesso lì. Abbiamo la sua onboard, mani nei capelli, stiamo vedendo la sua onboard su Discord, mani nei capelli per Dede che stava facendo davvero una super gara. Lo vediamo a fianco a Luca D'Amico, invece molto concentrato, quasi arrabbiato, quasi frustrato per una gara che non sta andando come nelle aspettative. E Dede spera forse di rientrare, potrebbe avere qualche chance se la connessione non dovesse fare di nuovo le bizze. Io direi di tornare live su Mattia De Campo, che prendendo la scia di Michele Scolaro si avvicina in staccata di curva 1 con tenacia, prova a recuperare qualche metro, ma non sembra avere ancora l'intenzione, non sembra voler attaccare. Michele Scolaro in trazione ha una buona velocità e quindi si difende da Mattia De Campo, mentre vedo Re perdere qualcosa. Si parla di un decimo e mezzo, mi confermi Long dal monitor dei tempi? Credo un Assolutamente decimo e sì. mezzo perso nell'ultimo giro, da 1,350 a 1,5, mentre è ritornato Dede. È ritornato Dede che ha perso due posizioni, almeno per ora. Vedremo quando prenderà il controllo della sua vettura, forse verrà passato da Raffo, Luca, Metrano, sono tutti lì comunque, incredibile, sono tutti vicinissimi. Sì, intanto ragazzi, confermo la teoria di dottor Long, perché proprio mentre stava parlando siamo andati in onboard a vedere l'ERS di Matthew e infatti risultava quasi a zero. Quindi sì, è anche giusto il ragionamento che si è fatto riguardo una possibile lotta tra Matthew e Mike, che poi sarebbe andata solo ad avvantaggiare Re. quindi dici che c'ho occhio. Sì. Fantastico, fantastico. Intanto Esatto, vorrei. intanto è normale che abbiamo perso gli intervalli, Sì, si perché è ricaricheranno tornato Dede. successivamente. Tanto ne approfitto giusto per chiudere la risposta alla domanda che mi è stata fatta precedentemente. Sì, sarebbe interessante sperimentarlo il sistema WEC riguardo la ripartenza dopo la safety car, ovvero con l'imitatore, e vedere poi cosa succede. Comunque sì, il fatto è che andrebbe vista la bravura del pilota nella la reattività più che altro dello stesso pilota nell'andare a disattivare il pit limiter. Quello sì, Esattamente. assolutamente. Intanto Michele Scolaro e Mattia De Campo fanno ritmo a sé, a loro, perché comunque hanno un secondo e sette di vantaggio sul Re, che ha perso ancora qualcosina. Dopo quel giro record non ha più mantenuto il passo dei primi due, che si sono un po' alternati, quasi come se fosse un gioco di squadra, quasi come se fossero nel ciclismo, per tirarsi a vicenda, imporre un ritmo che gli permettesse di isolarsi dal terzo in poi, di isolarsi e lottare da soli. Vedremo questa parte centrale di gara come si andrà a configurare per Michele Scolaro e Mattia De Campo, che sembrano davvero i più in forma nei 5 km del circuito del Bahrain, inaugurato nel 2004 e voluto fortemente all'epoca. Sono passati tanti anni, ormai si parla di tradizione quando si tratta, quando si discute di questo circuito, dal principe
Hamad Al Khalifa, anzi, per essere più precisi, Salman bin Hamad Al Khalifa. Ce l'ho fatta a dirlo tutto senza impicciarmi. E Re in terza posizione, J-Sport quarto, sono tutti vicinissimi. Siamo con il gap, il delta time tra Re e Michele in grafica. Vediamo come tra un giro e l'altro, diciamo, perda due, un decimo, forse il 6 decimi, 35, 31 e 1 di 2 giri fa sono stati frutto di un errore da parte del pilota Mercedes. 25esimo giro. 57 in programma, quindi manca tutta una seconda parte di gara. Dede prova a passare Mauro Perazzo che è ancora in pista. 25esimo giro per Mauro Perazzo, quindi uno stint molto lungo, così come per Alessio Fiorino. Mostra il fianco destro a Dede che passa senza troppi problemi e dunque, tornato in pista dopo la disconnessione, ha subito impresso un gran ritmo e ora 2 secondi da recuperare su Jakub Rokita, sulla Ferrari che occupa attualmente la quarta posizione. Partita sesta, quindi per ora una buona progressione quella di J-Sport. Comunque, sono spaventosi là davanti e soprattutto è spaventoso Re nel primo settore perché ha fatto 29.594, 29.565 e 29.599 in 3 giri. È spaventoso al millesimo. Sta facendo un grandissimo primo settore il pilota della Mercedes e proprio quello stavo guardando dal monitor dei tempi. Miche, da quando c'è stato il sorpasso su Matthew, ha impresso un ritmo spaventoso perché ha fatto 38, 38, 35 e poi adesso è andato sul 31 basso, addirittura 31,0, quindi ha pareggiato i tempi di Re. È stato un 3 giri di fuoco per il buon Mick che a pista libera ha dato tutto l'erse, attenzione perché adesso è 8 decimi. Sì, 8 decimi, potrebbe avvicinarsi il secondo e la finestra importantissima è proprio quella dei 9 decimi e un secondo dopo la quale Michele Scolaro potrebbe togliere il lusso del DRS a Mattia De Campo. Ora c'è Luca D'Amico incollato allo scarico posteriore della Red Bull di Rafoidex, va subito all'interno per prendersi la posizione. Questa è una lotta vera e propria con Luca D'Amico che scavalca Raffo prendendosi la settima posizione. Ora davanti a lui c'è Mauro Perazzo che tuttavia ha gomme molto stanche e molto surate con tanti chilometri alle spalle. Vediamo se si libera subito della Williams. In realtà no, si rimette in traiettoria. Cerca di avvicinarsi in percorrenza curva, la sua McLaren scintilla e poi si arriva nel complesso di curve difficili, destra, sinistra e poi di nuovo a destra tra la 5, la 6, la 7 e la 8. Box per Alessio Fiorino, quindi Alessio Fiorino dopo 25 giri di stint monta la gomma soft per iniziare questa sua seconda parte di gara. La gomma media con il pieno di carburante a inizio gara, nuova. È durata 25 giri per l'Aston Martin. Vedremo fino a che passaggio, fino a quale tornata arriverà Mauro Perazzo. Però penso che Alessandro, Bendi, il pit stop sia ormai alle porte. Sì, per forza, perché veramente così tanti giri, 25, Trico è potrebbe veramente anche buono, eh. incorrere a, non dico ad una foratura, ma ad una perdita di tempo veramente eccessiva, che poi anche se dovesse montare la gomma più morbida, comunque non riuscirebbe a risalire almeno per la zona punti. Però rispetto a Fiorino il suo passo è veramente buono. Fiorino è andato un po' più in crisi. Partiva 11esimo, attualmente è nella stessa posizione. Ai box eccolo. adesso. Mauro Perazzo va ai box dopo 26 giri all'inizio del 27esimo. Partiva in P14, in 14esima casella, quindi praticamente penultimo, con gomma media e ha portato lo stesso treno di pneumatici fino al 26esimo giro. Ora, gomme C4, le più morbide nella gamma portata da Pirelli in occasione del primo round della stagione 2021-2022 della Master League, pronto a disinserire il pit e rimettere a tornare in pista con strada libera, quindi non avrà aria sporca, potrà spingere senza problemi e senza alcun tipo di preoccupazione riguardo il suo riscaldamento e il degrado degli pneumatici. Ha un distacco di 16 secondi da Luca Flaminio e sarà una seconda parte di gara, probabilmente tutta l'attacco, sia per Mauro Perazzo sia per Alessio Fiorino, che gli partiva davanti, adesso è dietro, ma sono solo 5 secondi a separare i piloti Williams e Aston Martin appena citati. Nel frattempo, lì davanti, Michele Scolaro comanda ancora su Mattia De Campo, 6 decimi. Re si è stabilizzato su quel secondo e 7 secondi e 8 di differenza, però non ha la possibilità di attaccare le prime due posizioni. Jakub Rokita al quarto posto, davanti a Dede, che sta ritornando su. Tempi di Dede Long li hai a disposizione perché mi sembra più veloce della Ferrari e dunque la quarta posizione di Rokita potrebbe essere addirittura messa a serio rischio.
Eccoci qua, allora Dedde dal rientro in pista 31-235, 31-236, 31-4 nel 26esimo giro, mentre J-Sport sta salendo un po' coi tempi perché ha fatto un 31-3, 31-5, 31-6, 31-4, quindi sul 31,5 sta perdendo grosso modo un decimo, due decimi a giro. È una differenza che in una gara del genere, in una categoria del genere, si fa sentire. Mattia De Campo ha visto per un attimo il pilota Alfa Romeo andare sotto il mezzo secondo a 4 decimi da Michele Scolaro, però non è in un punto della pista in cui potrebbe tentare il sorpasso. 3 secondi di penalità per Emanuele Felicella, che dunque è andato troppe volte, per ben 3 volte, oltre i limiti della pista. Giro record in gara per Alessio Fiorino, 1:30.178 con l'Aston Martin, che attualmente occupa l'11esimo e il 13esimo posto con l'altro pilota. Il secondo pilota, Topping Kestrel, reduce da una prima parte di gara abbastanza difficile, soprattutto con il danno all'ala anteriore. I protagonisti sono loro, diciamo, lo vedete in questo gruppo: Dedde, Luca D'Amico, Raffo, tutti all'attacco, tutti a caccia di Jacopo Brochita, che sta perdendo un po' di performance. Infatti lo vediamo, 1 secondo e 2, continua a scendere il distacco, potrebbe nascere una battaglia a 4 per il quarto posto. E in più rimaniamo ben sintonizzati in classifica, guardare il distacco tra Mattia De Campo e Michele Scolaro, che ormai sono andati via da Re e quindi potrebbero gestire da soli la lotta per la leadership, la lotta per la vittoria. Siamo al 28esimo giro e forse un primo attacco potrebbe arrivare nel prossimo passaggio, un primo sorpasso tra Dedde e J-Sport. Il distacco sta per scendere sotto il secondo, quindi occhio, attenzione, perché Dedde ha ormai ingaggiato Jacopo Brochita. E occhio soprattutto a Zeta Pro Mauro, perché anche lo vedo indiavolato nei settori, e era a 16 secondi, adesso è a 13 secondi e 3 da Flaminio, quindi sta facendo ovviamente con questa gomma soft più fresca 38 e 512, eccolo lì, 1:29.936, giro più veloce della gara, il primo pilota a scendere sotto il muro dell'1:30. Quindi gran giro, ha guadagnato praticamente 3 secondi in due passaggi, in un passaggio e mezzo su Luca Flaminio, che si vedrà la Williams di Mauro Perazzo arrivare subito con tanta velocità e soprattutto molto, molta competitività in più per una gomma più prestazionale, che vedremo se durerà per parecchio tempo. Diciamo che in questo momento la situazione si è abbastanza stabilizzata, non ci sono lotte in pista, ma potrebbero crearsi. Long, perché sono tutti vicini, c'è J-Sport che sta subendo il rientro di Dedde, Luca D'Amico, Raffo Edex e forse anche di Mattia Metrano, e lì davanti Michele Scolaro, Mattia De Campo sono in lotta per il successo di questo Gran Premio del Bahrain. L'unico tranquillo, se vogliamo, in top 10, anzi nei primi, è Re, che ha un distacco abbastanza importante dai primi due, ma anche un vantaggio di 5 secondi 8 su Jacopo Brochita. È nel deserto della terza posizione Re. Esatto, esatto, soprattutto la situazione è molto tranquilla, perché? Perché abbiamo Dedde, Luca D'Amico e Raffo Idex che... attenzione Luca D'Amico! Attenzione Luca D'Amico! Dentro su Dedde, lo passa con un sorpasso fantastico, Dedde ha provato a difendersi, ma Luca D'Amico, senza esitare, con tanta veemenza, si è catapultato all'interno e ha guadagnato la quinta posizione. Ora è lui il primo inseguitore di Jacopo Brochita. E abbiamo visto in diretta come Raffo Idex in uscita di curva 3 sia andato veramente veramente di traverso, e però è stato molto molto bravo, perché lì basta un attimo e vai contro le barriere. Molto molto bravo il pilota, attualmente secondo pilota Red Bull. Vedremo se Dedde sta facendo la stessa identica riflessione che ha fatto Matthew con Amiche, ovvero ti lascio andare, vediamo se riesci a prendere il DRS di J-Sport e poi battaglia per la quarta posizione. Sì, assolutamente, vediamo infatti come la strategia sia molto importante, soprattutto a livello di ala mobile, ragazzi, è innegabile da molti anni, poi Formula 1 basa le sue tattiche di gara non solo nei nostri campionati, bensì anche nelle leghe più importanti a livello mondiale e nel campionato ufficiale di Formula 1, proprio sull'utilizzo del DRS. Puoi, attraverso l'ala mobile, recuperare quei 2 decimi di passo
che ti mancano girando da soli. E quindi è un elemento davvero imprescindibile, una sorta di colonna portante nella dinamica di gara di Formula 1 Bike of the Master. Intanto Michele Scolari e Mattia De Campo sono ancora abbastanza simili nei crono, infatti sono tutti vicinissimi, 2,5 decimi nel rettilineo che collega curva 3 e curva 4, poi finisce il primo settore, visuale che ci permette di capire bene le traiettorie. Vedo un Michele Scolaro forse un po' più al limite, Bendy, e un Mattia De Campo che viceversa mi pare un po' più pulito, meno estremizzato nel disegnare le traiettorie. Confermi questa visuale? Sì, confermo. Tra l'altro Michele Scolaro è stato molto altalenante in questa gara, cioè ci sono stati dei periodi dove ha recuperato tanto, altri dove ha perso così tanto quanto da perdere anche la posizione oltre che al tempo. Però è stato molto diligente, devo dire, perché abbiamo visto dei sorpassi che sono stati effettuati sia da parte di Matthew che da parte di Michele Scolaro, senza difendersi troppo. Cioè, hanno visto entrambi, i sorpassi sono stati fatti tutti quanti a curva 1, hanno visto entrambi che in quel momento non ne avevano. E quindi si sono, diciamo, non hanno pensato di fare una lotta, altrimenti avrebbero fatto solo un favore che al re. Quindi sono stati lì, entrambi sono attaccati ancora in questo momento, ancora è tutto da decidere perché mancano, dei giri. Matthew è stato più costante, nonostante tutto, mentre Michele Scolaro ha alternato momenti di, vantaggio a momenti di svantaggio. Esattamente, 32esima tornata, 57 quelle in programma per la decima edizione del Gran Premio del Bahrain, 4 decimi separano i primi due. Io dopo vorrei anche farmi un giro on board con Mattia De Campo per alzare un po' il volume. Non sono i V10, i V12, i V8 aspirati che tutti noi appassionati amiamo, però sarebbe bello sentire anche on board il sound ibrido dei V6 e turbo hybrid che motorizzano questa generazione di Formula 1. Attenzione però, Luca D'Amico, io piuttosto che stare qui davanti dove la situazione mi sembra molto lineare, andrei proprio su Luca D'Amico che dopo quel testacoda in curva 11 è riuscito a recuperare e costruire la sua gara tassello dopo tassello, giro dopo giro, e adesso si è presentato alle spalle di Jakub Rokita che continua a soffrire con questa gomma media che non pare essere troppo adatta al suo stile di guida oppure al suo setup. Vedremo adesso. Dietro ci sono le due Red Bull di Dead e di Raffo che tra l'altro deve scontare la penalità di 3 secondi, terzo pilota insieme ad Alessio Fiorino e a Emanuele Felicella che dovrà scontare penalità a fine gara almeno per il momento. Doppia battaglia tra le due Red Bull che non penso si ostacolino troppo tra il sesto e il settimo posto, e soprattutto il conflitto per la quarta posizione tra Jacopo Rochita e Luca D'Amico. Inizierà tra poco il giro 33, anzi è già iniziato con Michele Scolaro, Mattia De Campo e Re che comandano e costituiscono la zona podio. Luca D'Amico apre il DRS, si avvicina moltissimo, potrebbe arrivare all'attacco. Andiamo in curva 1 perché Luca D'Amico si presenta all'interno e prova a passare Jakub Rokita che lascia aperta tutta la porta, tutta la strada destra, forse cercando l'incrocio. È arrivato il momento del controsorpasso per Jakub Rokita che è stato passato da pochi secondi da Luca D'Amico. McLaren contro Ferrari in curva 4 non ce la fa, si accoda e dunque lascia la posizione a Luca D'Amico. Sorpasso molto molto più semplice del previsto, almeno per quello che abbiamo visto. Mi è sembrato un Rokita tra l'altro tranquillissimo, con Sì. poca resistenza in difesa. Non so se Long hai avuto la mia stessa se tu abbia avuto la mia stessa percezione. Ero in on board con J Sport e ho visto praticamente. Oh, attenzione, bandiera gialla al T2. Ah, Fleming! E infatti guardate l'onboard, non so se la regia ha la possibilità di mostrare l'onboard in live. L'abbiamo su Discord. Gara che finisce qui, serata deludente per Luca Flaminio, prima tamponato da Emanuele Filicella in curva 1 in una reazione a catena continua e poi adesso costretto al ritiro e se non erro Virtual Safety Car in No, pista. proprio No, safety safety car. car. Proprio safety car. Safety car. Safety car in pista, cambia tutto, cambia completamente il Gran Premio del Bahrain nella sua storia e nella sua dinamica per l'incidente di Luca D'Amico che poi va a dare il pugno un po' alla Toto Wolff, alla scrivania che ha a fianco a sé, ci dovrà riprovare tra una settimana. Gran peccato. Mani che vanno sopra il volto di Luca D'Amico che sorride con un po' di sarcasmo e arriva alla sosta ai box per Mauro Tutti Perazzo. quanti. Io ho a disposizione il riquadrino, tutti e box, anche Michele Scolaro, Mattia De Campo, poi Luca D'Amico, Re, tutti e box per montare di nuovo gomma media. Sì. Arrivare fino alla fine.
Assolutamente sì, credo sia la scelta più adatta anche perché mancano praticamente 23 giri, quindi è grosso modo la finestra di utilizzo di una gomma media, quindi andranno tutti fino alla fine al netto di, speriamo di no, altre safety car. Però dicevo prima, il buon Jay Sport ha fatto tutta la gara da solo. Questo cosa implica? Implica il fatto che non ha avuto traino di DRS. Quindi per rimanere al passo con i tempi Ascolto. di quelli davanti ha spinto costantemente con l'ERS e infatti sono andato a vedere i suoi tempi, erano costantissimi sul 31,4-31,5, quindi veramente molto molto bravo. È un peccato perché appena l'ha passato d'amico ho detto oh, adesso rifiato, faccio rifiatare la parte elettrica della mia power unit, e in realtà poi c'è stata la safety car che dà valore Però ancora di più a Luca D'Amico. sì, e tra l'altro potrebbe dare una possibilità oltre ad Amico anche a Jakub Rochita e Mattia Metrano che si ritroveranno nell'ultima parte di gara con le gomme rosse. Quindi, in virtù della maggior competitività e del maggior grip della gomma morbida, almeno all'inizio stint potranno andare all'attacco e guadagnare posizioni per poi difendersi. La gomma media, lo abbiamo capito, è la migliore, però all'inizio potrebbe richiedere qualche curva in più per entrare nel range di funzionamento corretto, Alessandro. Sì, esatto. Infatti potrebbe essere un po' strana questa scelta perché potevano scegliere una gomma morbida. Forse magari non avevano il set disponibile, magari il set nuovo. Probabile, Probabile, probabile. altrimenti si sarebbe scelto quel set. Ma comunque con la gomma media e col passo che hanno possono giocarsela, possono anche stressarla abbastanza. Sì, assolutamente, è una gomma che comunque si è dimostrata competitiva in generale. E dunque, safety car che è scesa in pista per l'incidente di Luca Flaminio, il terzo ritirato di questo GP del Bahrain, comanda Michele Scolaro che è partito dalla pole position, poi Mattia De Campo, Re, i primi tre, quindi coloro che andrebbero a occupare, a monopolizzare il podio, Luca D'Amico quarto, ottima rimonta per lui ed è di nuovo in lotta per la vittoria, non sembrava così possibile e poi è arrivata la safety car dopo una grande rimonta dall'undicesimo posto, Jakub Rochita, Dede, Mattia Metrano, Raffo Idex, Mauro Perazzo, Alessio Fiorino, Toppin Krestel ed Emanuele Felicella, 12 piloti, tutti vanno a punti per il nuovo sistema di assegnazione degli stessi studiato dal FIT, ritirati Luca Flaminio, poi Alessandro Verni, una Pulitan e Luigi Di Legge con la Ferrari, il primo ritirato di questa gara praticamente nei giri iniziali. Dunque, ci siamo, io vedo dalla chat che chiedono 22 giri, non sono un po' troppini, non sono tantini con la rossa, effettivamente potrebbero essere tanti, però le macchine sono più scariche di carburante rispetto al primo stint. Teoricamente le gomme sono anche nuove per i piloti che hanno montato Jay Sport e Mattia Metrano, credo siano tutte gomme nuove, anche Emanuele Felicella, l'asfalto più gommato, quindi Long, penso che sia un po' più semplice, tra virgolette, chiudere la gara con questa rossa senza troppi problemi di usura. Guarda, sto andando a riprendere la gara di martedì scorso, che è la Pro League al 100%, perché se non mi sbaglio, non mi ricordo quanti giri avevamo fatto, ma se non mi sbaglio era 19 giri, grosso Forse una modo. ventina li fanno. Vediamo subito e ti dico intanto. Tanto comunque la safety car non ha ancora spento le luci, quindi un altro giro. Anzi no, l'ha spenta adesso, scusate, l'ha spenta proprio in questo momento, appena passato il settore numero 2, appena iniziato il T3 e siamo pronti, aspettiamo questa informazione da parte di Long per capire se Jay Sport, Mattia Metrano ed Emanuele Felicella arriveranno senza problemi a fine gara con le gomme rosse, sono gli unici che hanno optato per la C4, lo pneumatico più morbido scelto da Pirelli, tutti gli altri invece con gomme medie. Michele apre il gruppo, Michele Scolaro comanda tutto il gruppone, il plotone di vetture e di piloti che lo seguono, a partire da Mattia De Campo, di nuovo bandiera verde, riparte il Gran Premio del Bahrain al 36esimo giro, vedo un Re molto vicino a Mattia De Campo, infatti va subito all'interno il pilota Mercedes per poi desistere, accodarsi all'Alfa Romeo che occupa il secondo posto, Michele Scolaro è rimasto senza pressioni, senza ansie lì davanti, Mattia De Campo, Re, Luca D'Amico, Jay Sport, Dede, Mattia Metrano, Raffo Idex, Mauro Perazzo, Toppin Krestel, Emanuele Felicella e poi Alessio Fiorino, Felicella già guadagnato una posizione su Fiorino approfittando della gomma rossa. Attenzione
attenzione a coloro che hanno a disposizione. Che... Tanto ci sono dei problemi per... Eccomi, ci sono, ci sono. Ok. Andate ragazzi, scusate per... No, no, niente. Problemi tecnici che con questa tecnologia possono accadere. E detto ciò, non so dove eravamo rimasti, almeno con il mio commento io ero finito proprio sulle gruppe morbide, perché Emanuele Felicella aveva passato Alessio Fiorino all'inizio del giro utilizzando questa soft che sembra garantire un bel guadagno, e infatti si libera anche di Kestrel con le due Aston Martin che attualmente sono relegate in fondo alla classifica. C'è l'attacco di Jakub Rokita, non si può ancora utilizzare il DRS che si aprirà, si potrà sfruttare dal prossimo giro in poi. J-Sport con la Ferrari, gomme rosse per lui all'interno di curva 1, all'esterno Luca D'Amico che predilige la percorrenza in curva, ma la trazione e il vantaggio dettato dalle gomme di J-Sport, dalle morbide dell'italo polacco, è davvero troppo, e Jakub Rokita insieme alla sua Ferrari numero 46 sale in quarta posizione. Prossimo obiettivo la Mercedes di Re. Allora, sono andato a vedere la situazione in pro e abbiamo fatto 20 giri su gomma soft, si possono fare, bisognerà vedere però, perché tutti noi abbiamo montato gomma soft all'ultimo stint, bisognerà vedere alla fine la gomma media quanto ne avrà di più della gomma soft. Esatto, quella è un po' l'incognita. Forse i piloti che hanno optato per la soft saranno un po' obbligati a gestire questa gomma nel finale, non dovranno forse spingere troppo in questa prima parte di stint per evitare di metterla sotto stress. Adesso potrebbe arrivare anche un bel attacco da parte di J-Sport, perché il pilota della Ferrari si è praticamente incollato al retrotreno della Mercedes di Re, che occupa la terza posizione, mentre sta scappando Michele Scolaro. Allunga Scolaro, che attualmente ha lasciato Matteo De Campo nelle grinfie di Re e soprattutto di Jakub Rokita. Attacco che arriverà in fondo a rettilineo, lo scopriremo tra poco. Si esce dalla 14 e dalla 15, si apre il DRS per la prima volta dal safety car. Giro record per Mattia Metrano in 1:29.987, intanto 29:141 addirittura per Emanuele Felicella. Jakub Rokita, sfruttando l'ala mobile, è andato completamente all'interno di Re, che resiste, prova a difendere la posizione all'interno della 2, ma niente da fare. Bel sorpasso di Jakub Rokita, perde velocità, perde spunto in uscita dalla 2. Re, che viene insidiato da Luca D'Amico, dentro all'interno. Luca D'Amico, che manovra, che sorpasso, che tuttavia non viene completato. Vediamo se vanno appaiati verso la 5 e la 6. Niente da fare, Re all'esterno si è difeso come praticamente nel primo stint di gara. Michele Scolaro, Matteo De Campo, J-Sport con gomma rossa, quindi super veloci in questa prima parte dello stint finale post safety car. Re in quarta posizione, quinto Luca D'Amico e poi via via tutti gli altri. Attenzione a Mattia Metrano, che è veramente molto veloce insieme a Emanuele Felicella. Assolutamente sì, però questa battaglia tra Re e Luca D'Amico sta praticamente J-Sport su Matthew. Dentro, lo passa, seconda posizione per J-Sport. Quanto va più forte la gomma rossa nella prima parte dello stint, nel primo segmento dello stint. E ora è a mezzo secondo dalla leadership. Come può cambiare una gara del genere? Era in crisi con gli pneumatici, spinti fino allo stremo, gomme medie dello stint precedente. Adesso invece si trova nella situazione più favorevole, condividendo gli pneumatici scelti anche da Mattia Metrano e da Emanuele Felicella. Andiamo on board con J-Sport, andiamo on board con Jakub Rokita. Inizia il 39esimo passaggio, apre il DRS, si avvicina a Michele Scolaro, che però ha una grande velocità sul dritto e soprattutto un'ottima trazione, una eccellente uscita curva. A Metrano si libera di Luca D'Amico, c'è una battaglia a tre. Andiamo subito lì dietro tra il quarto, il quinto, no, il sesto posto. No, errore per Ametrano. Errore per Ametrano, non so se c'è stato un contratto, se sia avvenuto un contatto tra Luca D'Amico, Re e Mattia Metrano, che poteva addirittura salire in quarta posizione guadagnando due caselle in un colpo solo. E ti segnalo che Mick è riuscito a tenere la prima posizione, questo è molto molto importante, perché J-Sport non ha avuto lo spunto giusto per poter attaccare attualmente il leader della gara. E allora credo che tutto sia
spostato, posticipato di un giro per Jacopo Brochita, che non ha guadagnato moltissimo però nel tratto guidato. Segno che Michele Scolaro riesca a difendersi veramente molto molto bene. Mezzo secondo, adesso 4 decimi con l'utilizzo dell'ala mobile per il pilota Ferrari, che corre con il 46 sul cofano motore e sul musetto. 5 decimi, il distacco si attesta un po' su quel livello. Matteo De Campo è subito dietro, Re ha perso distacco e spunto, poi Luca D'Amico, Dede, Raffo Idex, Emanuele Felicella, Mauro Perazzo, Alessio Fiorino, questi sono i piloti in top 10, poi Kestrel e Mattia Ametrano, che è sceso in 12ª ed ultima posizione. Ti segnalo che Toppin Kestrel, il pit focus di cosa è successo ad Ametrano. Vai. Andiamo con il replay. Pit focus di Ametrano. Perché D'Amico passare in questo istante. Attenzione perché dentro Dede all'interno, ce l'ha fatta? No, non ce l'ha fatta, è rimasto dietro al Re, ha provato a farsi vedere in un istante, sembrava infilarsi, in realtà non è cambiato niente. Jacopo Brochita adesso con il DRS vicino a Michele Scolaro, ma 2 decimi sono troppi per provare il sorpasso. Doppia manovra e c'è stato un contatto tra Emanuele Felicella e Raffo, che è andato con il muso sul diffusore di Felicella. Non so se ci siano danni, non mi pare, perché altrimenti la grafica sarebbe, diciamo, comparsa, mentre no, appare quella di Ametrano, che è passato dalla S alla M entrando in box in questo momento, per danni. Però incredibilmente nessun danno per Raffo. Però ci sono dei danni per Topping. Ala anteriore danneggiata sulla destra, non so cosa sia successo nelle retrovie. È stato molto fortunato Raffo, perché è andato a toccare una parte che è molto molto difficile che poi ti dia un danno, quindi è stato parecchio fortunato. Bisognerà vedere a questo punto J-Sport se riuscirà a passare subito Miche, che non credo sia dell'idea di farsi passare. Assolutamente no, sarebbe magari utile andare on board con Jacopo Brochita per capire un po' l'energia a disposizione del pilota italo polacco. Mi sembra che ne abbia ancora un pochino da sfruttare, sì, proprio 70%. In questo rettilineo. E quindi sì, si avvicina, recupera metri, si incolla al posteriore di Michele Scolaro, ma non sembra che ci sia la volontà di passarlo. Michele Scolaro finisce un po' lungo e allora Jacopo Brochita potrebbe incrociare la traiettoria. Problemi in trazione per Michele Scolaro, la Ferrari di Jacopo Brochita lo affianca e prende momentaneamente il primo posto. Incredibile, Jacopo Brochita sfruttando l'efficienza maggiore delle gomme morbide a inizio stint, da quinto che era a primo. Gran gara di Jacopo Brochita, anzi mi correggo, da quarto a primo nel giro di 5 passaggi. Poi Michele Scolaro, che attualmente deve accontentarsi del secondo posto, deve puntare tutto però sulla fine della gara, perché è lì dove la gomma media dovrebbe invertire il ruolo, dovrebbe invertire la prestazione e prendere il sopravvento sulla morbida. Mattia De Campo, Luca D'Amico, Re, poi Dede, tutti con la media. Emanuele Felicella, che dopo quel misunderstanding con Raffo Edex e Dede è comunque ancora veloce, potrebbe scavalcare Dede nel corso di questo passaggio. Poi lo abbiamo perso di nuovo. Bendy? Non stava per venire fuori, un patatrack terribile. Non so se come immagine l'avete vista, ma è arrivato lunghissimo. Dica. Attaccare D'Amico. E poi rientrato in pista sul punto di corda di curva 2, si è toccato con Raffo Idex. È andata più che bene per Molto bene, intanto J-Sport non riesce ancora ad andarsene dal buon Miche, però anche perché sfrutta le tre zone. Long ha fatto giro record J-Sport. 28.9. Esatto, adesso lo facciamo vedere meglio. 28.933. Molto molto bene, intanto Ametrano prende 3 secondi di penalità, quindi altro pilota che si aggiunge alla lista dei cattivi. Intanto mi sa che è tornato il buon Matteo. Ci sono problemi di connessione questa sera, scusate ragazzi, ci sono. Dove eravamo rimasti? E allora, J-Sport ha appena fatto il giro più veloce in 1.28.9, ma non riesce a togliere dalla zona DRS Miche, e soprattutto questo va a favore della coppia Miche-Matthew, perché stanno tenendo a bada Luca D'Amico. Jacopo Brochita 6 decimi di vantaggio. Io chiedo anche alla chat, che probabilmente potrebbe avere anche qualche esponente direttamente della Master, come Luca Flaminio, Luigi Di Leggi, Alessandro Verni, quanto potrebbe durare questa morbida fine gara? Quanto potrebbe resistere Jacopo Brochita
con queste gomme morbide rispetto alle medie di Michele Scolaro, di Mattia De Campo e di tutti gli altri. Questo penso che sia il quesito, Bendy, più importante, il quesito centrale, il focus di questo finale di gara. Infatti la durata dello pneumatico è molto importante perché J-Sport potrebbe ricevere un calo appunto verso la parte finale. Michele si ritrova lì attaccato, non deve stare troppo attaccato per l'aria sporca. Sappiamo che il surriscaldamento dello pneumatico porta ad È un'usura andato importante, all'interno intanto Dedde. Emanuele Felicella e Dedde sono ancora affiancati, erano affiancati tra curva 1 e curva 2 e sono praticamente appaiati con Felicella che va tutto all'esterno, esterno per Felicella, poi sullo sporco non credo che abbia la velocità per infilarsi su Dedde e infatti rimane dietro. Sta cercando da 3-4 passaggi di liberarsi delle due Red Bull, ma non riesce e più giri passano, più la gomma rossa perde efficacia rispetto alla media. Credo che tra 5-6 giri inizieremo a vedere il calo della gomma media in confronto della gomma soft in confronto alla gomma media, quindi attenzione. Alessandro, se vuoi puoi chiudere il discorso di prima. Sì, appunto che la gomma poi si ritroverà ad avere un surriscaldamento stando in scia e l'usura sarà maggiormente accentuata. Quindi Michele potrebbe trovare questa tipologia di difficoltà, ma abbiamo visto che l'aria sporca in questo circuito non si soffre più di tanto, quindi non è un fattore così tanto determinante. Diciamo che in questo momento chi ha più carte in regola per poter vincere è chi ha la gomma media. Michele Scolaro molto vicino a Jacopo Brochita. Credo che sia arrivato il momento in cui Michele Scolaro metta pressione al pilota della Ferrari. Ferrari, Williams e Alfa Romeo, due motorizzazioni di Maranello lì davanti. Situazione abbastanza paradossale se paragonata alla realtà. Poi la McLaren di Luca D'Amico che si sta difendendo da re, passato qualche giro or sono. Poi Dedde Felicella che tuttavia, nonostante la gomma rossa, non è riuscito a passare anche nel giro precedente e nel lungo rettilineo Dedde, che rimane davanti con la sua Red Bull in sesta posizione, Raffoidex, Zeta Pro Mauro e Alessio Fiorino davanti a Kestrel e Matteo Vetrano, che ha preso tra l'altro ulteriori 3 secondi di penalità, salendo a 6 totali. Dunque, in questo momento, Michele rimane vicinissimo a Jacob Brochita. Io andrei on board con il pilota della Williams, che ha comandato per più giri la gara, alzando il volume e gustandoci il V6 Turbo Hybrid Mercedes. Andiamo sul re, io andrei proprio sul re che si era avvicinato a un decimo, no, in realtà è rimasto dietro a Luca D'Amico, si è avvicinato molto Long, però anche lui non sembra avere la differenza di passo necessaria per scavalcare la McLaren e andare verso i primi tre, sarebbe una gran beffa per re, che E fino alla sesta gara questo era in lotta per la vittoria. assolutamente sì, e questo denota il fatto che rimarcavamo prima con Matthew, quando si finisce la parte ibrida è veramente difficile, ma ha fatto un errorino adesso in trazione re in uscita di curva 8 e fortunatamente c'è una zona di RS per ricucire il distacco. Altra cosa, il buon Emma Felix non riesce a passare Dedde perché sono tutti con il DRS Il e DRS, quindi sì, esatto. questo è veramente molto molto un punto negativo per il pilota dell'Alfa Tauri che non riesce a trovare un varco.
Jacopo Rochita, Michele Scolaro, Mattia De Campo, entrambi, tutti e tre, anzi, separati da 6 decimi, di stacco praticamente paritario tra Ferrari e Williams, e la stessa Williams e l'Alfa Romeo che occupa il terzo posto. Grande spettacolo anche dalla quarta posizione in poi. Forse è arrivato il momento per Re di passare Luca D'Amico, ma potremmo vedere altri avvicendamenti lì dietro, con Luca D'Amico in quarta posizione, Re quinto, sesto, Dead, e poi Emanuele Felicella, l'unico con gomme rosse nel gruppone, che si apre dentro all'interno. Sorpasso fantastico che sta provando proprio con un inserimento all'ultimo. C'è un mini contatto tra la posteriore destra di Dead e l'anteriore sinistra, e l'alettone di Emanuele Felicella, che ancora una volta cerca di zigzagare per protestare un po', ma ancora una volta va a vuoto nel tentativo di passare la Red Bull di Dead, un maestro nella difesa, se vogliamo. Credo che abbia zigzagato per segnalare un po' del lag da parte del pilota Red Bull lì davanti. Sembra pulito, però Dead prima è crashato e vedevo in chat un po' di movimento riguardo la sua connessione. Io lo vedo delle volte a scatti, e quindi questo potrebbe un pochettino dare fastidio al pilota dell'Alfa Tauri. Però attenzione, perché Luca D'Amico ha fatto un grandissimo 29.8 nello scorso giro, si è portato un secondo e uno. Deve cercare di massimizzare la riduzione del distacco nelle parti guidate, perché queste tre zone DRS danno veramente parecchio ai piloti là davanti. Deve cercare in ogni modo di ricucire il distacco e portarlo sotto al secondo per utilizzare anche lui DRS. Questo gli darebbe una gran mano nella difesa della posizione nei confronti di lui. Siamo alle porte del giro 47. Jacopo Rochita continua a comandare, mentre Napolitan ha abbandonato la sessione, quindi non cambia nulla. Napolitan che si era ritirato 13 giri fa. Vediamo adesso il probabile attacco di Re con il DRS, non ce la fa. Luca D'Amico, l'ala mobile non la può sfruttare perché non è sotto il secondo rispetto a Mattia De Campo. Nonostante ciò, Re rimane dietro, quindi la velocità non pare essere quella buona per passare la McLaren, a meno che non stia cercando di seguirlo per risparmiare un po' di elettricità, un po' di energia, e poi provare il tutto per tutto per inseguire i primi tre, che prima o poi entreranno in lotta con Jacopo Rochita, perché la rossa entrerà in crisi nei prossimi passaggi. Ma soprattutto perché D'Amico continua a essere costantissimo. È stato questo giro, il giro 46, che Miche è riuscito a fare 29.7, mentre D'Amico c'è già da 2-3 giri, quindi molto molto costante sul passo il pilota della McLaren. Bisognerà vedere se Re voglia attaccarlo, perché sta andando a ricucire il distacco, e quindi è sempre il solito discorso ormai. Se tenti di fare un sorpasso e l'altro ti resiste, perdi parecchio tempo, quindi o hai fiducia del passo che ha D'Amico, oppure tenti e ti prendi un rischio. Allora, 47esimo giro, che si sta per chiudere adesso, 868 millesimi tra Michele Scolaro e Jacopo Rochita, 6 decimi invece per Mattia De Campo, che è ancora lì a seguire le traiettorie della Williams che lo precede e della Ferrari che comanda il gruppo. Più vicino Mattia De Campo rispetto a Michele Scolaro, se confrontiamo anche il distacco tra Scolaro stesso e Jacopo Rochita. Poi Luca D'Amico che continua a difendersi da Re, da Simone Violo, Dede, Emanuele Felicella che sembra perdere un po' di spunto con questa gomma rossa, almeno in questa fase centrale dello stint con le morbide, e poi Raffaele Dex che è in ottava posizione, l'ultimo dei piloti in lotta per il podio. Così potremmo effettivamente sottolineare, evidenziare e rappresentare la sua posizione, perché poi Mauro Perazzo è a 6 secondi e mezzo, Fiorino ancora più lontano, Kestrel a 2.8 e il più indietro di tutti è Mattia Metrano con 6 secondi di penalità e addirittura un pit stop che ha dovuto effettuare e scontare per riparare l'ala danneggiata nell'incidente. Detto ciò, comunque stiamo vedendo una gara piena di azione. Bendy, se dovessi, diciamo, pronosticare qualche pilota che tu veda meglio, chi pensi? Michele, Mattia De Campo, Jacopo Rochita, chi pensi possa avere le maggiori chance di vincere questo Gran Premio del Bahrain? In virtù di quello che ho detto prima, nella parte finale Jacopo soffrirà tanto, quindi io vedo molto bene Michele Scolaro. Più di Mattia De Campo? Sì, diciamo di sì, perché comunque Mattia De Campo si trova a 8 decimi e qua 9 in questo momento, rischia di andare fuori dal DRS. Abbiamo visto Michele che adesso sta facendo quella sua fase dove non va molto forte. Sicuramente, se dovesse essere come in tutto il resto della gara, adesso dovrebbe, tra poco dovrebbe
fare il suo stint veloce. Io credo che questo confronto dei tempi 29.7, 29.7 tra J-Sport e Luca D'Amico sia molto interessante, perché il distacco tra la McLaren di D'Amico e la Ferrari di J-Sport è di 3 secondi circa. Quindi non stiamo parlando di una gara che si divide in due gruppi, è un gruppone unico, tutto raccolto in 8-9 secondi, che parte da Jakub Rokita e culmina con Raffo Idex. Detto ciò, oltre a questo elemento, dobbiamo considerare che quando Jakub Rokita entrerà e inizierà a soffrire con le gomme morbide di usura vera e propria, di degrado vero e proprio, rallenterà il passo di Michele Scolaro o Matti De Campo, permettendo a Luca D'Amico e tutti gli altri di rinvenire e di lottare concretamente per il successo, per la vittoria. Quindi sarà un momento cruciale, un momento clou, e dovrà approfittarne soprattutto Re, che sembra avere più passo ma non sta sfruttando la competitività del suo pacchetto per ricucire il distacco su Matti De Campo e Michele Scolaro. Sembra più veloce di Luca D'Amico, che questa volta è andato quasi di traverso fuori da curva 13, un po' al limite con il posteriore, con il sovrasterzo, mentre Metrano subisce altri 3 secondi di penalità per aver violato i track limits. Una gara ormai compromessa, quella di Metrano. Esatto. A proposito di Metrano, abbiamo pronto il pit focus di quando è andato lungo, era il giro 38. E allora andiamo. Allora, quindi andiamo a rivedere dall'onboard di Emma Felix ciò che è successo proprio nella ripartenza. Scusate, era giro 39. E vediamo Metrano andare lungo, eccolo lì. Blocchiamo l'immagine, andiamo un pochino più dietro. Ah, è semplicemente lungo, ma credo che abbia tamponato qualcuno, sì, perché ha cambiato l'ala un giro dopo, è entrata in box, anzi nello stesso, sì, giro. Sì, infatti è stato... Eccolo, infatti è proprio qui che ha tamponato, proprio nel rientrare. Ah, vediamo... Raffo ha tamponato Raffo, la posteriore sinistra di Raffo, se non ho visto male. Esatto, adesso lo vediamo anche al rallentatore. E oltre a questo replay, io vi consiglio di andare a votare il vostro driver of the day, c'è il link direttamente nella chat di Twitch dove potrete votare il pilota del giorno, l'MVP della Master League. Detto ciò, io direi di parlare un po' del rientro di Metrano. Come ti è parso Long, a livello proprio di diciamo pulizia? Forse poteva approfittare della zona più esterna, ancora più larga, per rientrare in pista direttamente in rettilineo, nel dritto che collega la 3 e la 4. Ne pensi? Assolutamente sì, perché se andiamo a vedere è stato molto fortunato Raffo a non subire conseguenze, perché se fossimo stati nella Formula 1 reale, quella era una puncture, come dicono in termini tecnici. Come dicono gli esperti. Esatto, era una foratura alla posteriore sinistra, quindi è stato abbastanza fortunato Raffo Idex, e si poteva fare di meglio, però lì credo che sia subentrata la frustrazione, perché aveva montato una gomma soft, ha tentato il tutto per tutto e ha perso i riferimenti semplicemente in curva 1 andando lungo. Ma volevo segnalare un'altra cosa, ovvero la grandissima costanza che ha il buon Luca D'Amico, e ti dirò i tempi al dettaglio, perché ha fatto 1:29.754, 1:29.782, 1:29.764 e 1:29.716 negli ultimi 4 giri. Quindi è spaventoso Luca D'Amico al millesimo, è incredibile il passo che sta avendo, senza DRS, perché c'è da segnalare questo. Non solo costante, esatto Long, non solo costante, non solo senza DRS, ma soprattutto più veloce, perché in quest'ultimo giro da 1.5 è passato a 1.2, mi sembrava un po' al limite al posteriore con qualche problema nel gestire il retrotreno. In realtà sembra aver messo a posto questa defaillance, questo punto critico, questo cruccio della sua McLaren, e adesso potrebbe arrivare sotto il secondo. Ha lasciato lì Re nelle grinfie di Dead, di Emanuele Felicella, di Raffaello Morghi, di Raffo Edex, quindi sono tutti molto vicini. Da Re in poi, con il pilota Mercedes che si apre all'interno, anzi va al centro della pista, viene passato sia da Dead e probabilmente anche da Emanuele Felicella, che tuttavia non riesce ad entrare in curva 1 e a passare la Mercedes, e forse addirittura subisce il sorpasso, l'offensiva di Raffo,
che prende la scia. Vediamo Raffo, sembrava aver a disposizione il DRS con la scia, ma niente da fare, rimane in ottava posizione, ha provato a inserirsi, nulla da fare, ci riprova ancora adesso alla 6, ma la traiettoria qui è pressoché unica, non ci si può inventare molto se non alla staccata di curva 8. Dunque le posizioni adesso vedono Dedde davanti a Re, che ha subito un po' il colpo, ha perso ritmo improvvisamente, mentre Luca ha alzato l'asticella riprendendo i primi tre, riprendendo Jakub Rokita, che ormai è un po' gli sgoccioli con i suoi pneumatici, soprattutto perché stiamo arrivando nella fase finale della gara. Lui è comunque sempre stato bravo nel gestire le gomme, quindi è quello il suo punto di forza. Poi Michele Scolaro, leader nella parte iniziale e centrale, partito dalla pole position con la sua Williams, terzo Matteo De Campo e quarto Luca D'Amico. Poi l'incognita Dedde, perché credo che anche lui possa entrare nella contesa per il successo, è a solo un secondo e mezzo da D'Amico, e se lì davanti dovessero iniziare a lottare, allora gli scenari sarebbero praticamente infiniti. Ti chiedo una cosa, Long, come siamo messi a livello riguardo gli avvisi? Anzi, domanda che ti pongo dopo, perché Michele Scolaro sembra rompere gli indugi, apre il DRS, utilizza l'ala mobile, si fionda all'interno di Jakub Rokita e forse prende il comando della gara, il comando delle operazioni, con dunque Michele Scolaro che all'inizio del 53esimo giro del Gran Premio del Bahrain torna leader del GP a Sakhir, passando Jakub Rokita in curva 1, teatro delle tre manovre che hanno cambiato le posizioni lì al vertice della classifica. Mattia De Campo rimane in terza posizione, è arrivato il momento difficile per Rokita. Ti stavo per chiedere, Long, gli avvisi dei piloti. Ma bene o male li hanno tutti, tranne il buon J-Sport. Il buon J-Sport è ancora immacolato al 53esimo giro. Mike là davanti ha due avvisi, Matthew ne ha in questo momento due anche lui, quindi tutto sommato situazione paritaria. Luca D'Amico ne ha solo uno, preso al 38esimo giro, quindi veramente molto pulito anche il pilota della McLaren. Due avvisi per Dedde e via via tutti gli altri. Poi ovviamente 3 secondi di penalità per Raffo, 3 per Ema Felix, 3 per Fiorino, 12 secondi per Metrano, che ormai è là dietro, quindi credo che voglia solo portare la sua Alfa Tauri al traguardo, che ricordiamo questo 12esimo posto gli darebbe un punto, tutto sommato sono punti da portare a casa per la scuderia di Faenza. Ma ti dirò un'altra cosa in più, perché Luca D'Amico ha fatto 1:29.336, miglior tempo di giornata per lui, e guarda, è già arrivato a un secondo e un millesimo parecchie volte, quindi... Rokita non molla, ma Mattia De Campo all'interno si inizia a far vedere, non ha mollato assolutamente, anzi questo è l'effetto DRS, alle spalle tra scia e ala mobile si riesce a recuperare davvero tanto in passo gara, e con gomme messe peggio, pari giri ma la soft più consumata, quella di Jakub Rokita, si ha la possibilità di rimanere davvero tanto tanto incollati al ritmo di Michele Scolaro, che è leader incontrastato almeno per il momento. Dietro c'è appunto la Ferrari di Rokita e poi l'Alfa Romeo di Mattia De Campo, due power unit, ecco, Ferrari a braccare la power unit Mercedes di Michele Scolaro. E poi Luca D'Amico che scende sotto il secondo, sotto il secondo Luca D'Amico, sono in quattro ufficialmente a lottare per la vittoria. Questo ha fatto un grandissimo ultimo stint D'Amico, lo stavamo dicendo anche prima. E attenzione, perché se J-Sport tenta l'attacco su Mike, potrebbe offrire l'altra guancia a Matthew e Luca D'Amico. Adesso ogni azione va ponderata al millimetro. E quindi pochi giri, pochi chilometri alla fine di questo primo round della stagione 2021-2022 della Master League, vissuta insieme live su Twitch e poi sulle altre piattaforme social. Mancano pochi chilometri e poi verrà deciso la figura che salirà sul gradino più alto del podio. Jakub Rokita pronto a rispondere a Michele Scolaro, il DRS a disposizione e poi via verso curva 1 per attaccare la Williams, che in questo momento capitana il gruppo. Niente da fare, lungo però Michele Scolaro, che mi sembra essere arrivato al bloccaggio in curva 1. Attenzione all'uscita dalla prima sequenza di curve, e credo che le posizioni anche in questo caso rimangano le stesse, con Michele Scolaro davanti a Rokita, Mattia De Campo e Luca D'Amico. Re in netta crisi, non ha più il passo, non me lo sarei mai aspettato. Ma soprattutto ha passato Dedde in quinta posizione. E ha passato Dedde 2-9, sì, scusate, mi correggo. Dedde che non sembra più aver passo, lotta con Re e stanno lottando per il quinto posto. Ormai sono due i gruppi, non credo che ci sia possibilità per il secondo di rimontare, di ricucire tutto il distacco sul primo, a meno di eventi straordinari.
ti posso dire una cosa, io non vorrei essere nei panni di Mika in questo momento, perché ha tre no, no detto, di nuovo disconnessione prossima. Di nuovo disconnessione, appena subito il sorpasso su Ray, poi disconnessione che pone fine praticamente alla sua gara. Un gran peccato, il potenziale c'è, l'affidabilità meno, in realtà diremmo, se fossimo nella realtà diremmo così. E io vedo il volto di Ray, non so se possiamo metterlo in live, postarlo in diretta. Il volto dire molto perplesso. Di Dead, scusate, Dead. Molto perplesso. Ma è bloccato. Molto, molto amareggiato. È praticamente bloccato a osservare il suo schermo. Gran peccato per Dead. Credo la faccia prima della disconnessione. Quella è l'immagine di Dead che abbiamo in live. Eccola lì, davvero abbastanza iconica riguardo la sua gara. Tanto ritmo, però una connessione un po' così così. Io ritornerei live perché vedo la G-Sport. Lotta tra J-Sport. No, Michele è crashato Michele no. Scolaro, anche lui disconnesso, e infatti Jacopo Brochita era appena tornato al comando, quindi Ferrari di nuovo davanti per un crash, una disconnessione di Michele Scolaro, che a causa di questa avaria, di questo problema tecnico, deve cedere anche il secondo ed il terzo posto. Io ricordo che Bendy l'avesse pronosticato una decina di giri fa. Bendy sì. Aveva detto Mick, e quindi sappiamo Mick. A chi imputare la... Tra l'altro Bendy è anche ingegnere informatico, quindi potrebbe aver manomesso la linea di Michele Scolaro. Jacopo Brochita di nuovo davanti, e ora il compito di pressare la Ferrari in prima posizione appartiene a Matteo De Campo e Luca D'Amico, che sarebbe momentaneamente sul podio. Assolutamente sì, mi permetto di dire che questo sarà materiale per il Blu-ray di fine anno per il buon Hiroshi, quindi sì, sì. Metti in camera già tutto, Raffa. È ritornato Michele, non è finita, eh. È ritornato, avrà un giro a disposizione. 56esimo passaggio che sta per chiudersi, che sta per completarsi. E dunque via verso l'ultimo giro, gli ultimi 5.000. 412 metri, le 15 curve finali per assegnare il vincitore. Una chance per Matteo De Campo, forse due. Prende il DRS, sfrutta tutta la scia. Jacopo Brochita chiude l'interno coraggiosamente, con tenacia all'esterno Matteo De Campo, e poi dietro Luca D'Amico che guarda, c'è il contatto tra le due vetture, Alfa Romeo contro Ferrari, poi ancora appaiati tra la 2 e la 3. Luca D'Amico con più velocità sfrutta il DRS, potrebbero aprirsi in 3 verso la curva successiva alla fine del primo settore. Ancora Jacopo Brochita davanti, D'Amico, Luca D'Amico all'esterno, sorpasso fantastico del pilota McLaren con Matteo De Campo che non può far nulla per resistere davanti Luca D'Amico, che dal testa coda di curva 11 potrebbe addirittura involarsi verso la vittoria di questa gara. Tuttavia avrà da fronteggiare un Jacopo Brochita stoico nella difesa con queste gomme rosse, sicuramente non nelle condizioni migliori. Non è stata una grande trazione fuori dalla 8 per Luca D'Amico, e adesso Brochita potrebbe sfruttare questo vantaggio di 3 decimi per preservare la sua prima posizione e via verso la chiusura del secondo settore. Ultimo utilizzo del DRS, non ce la fa Luca D'Amico, che tra l'altro laga anche un pochino. D'Amico non riesce ad avvicinarsi tanto da provare il sorpasso su Jacopo Brochita, che potrebbe conquistare il primo round di questa stagione in Bahrain. Da quarto ha scelto la gomma rossa a disposizione nell'ultimo stint dopo la safety car, e potrebbe arrivare un risultato in attesa. Tutti eravamo pronti a scommettere su Mattia De Campo, su Michele Scolaro, soprattutto su Re, su Luca D'Amico. Poi la safety car ha scompigliato le carte e Jacopo Brochita, J-Sport, va sul traguardo a vincere la prima gara in stagione della Master League 2021-2022. Jacopo Brochita ottiene successo nel Gran Premio del Bahrain, vincendo la 10ª edizione della gara a Sakhir, con il podio completato da Luca D'Amico e da Mattia De Campo. Incredibile lavoro strategico degli uomini Ferrari e dell'Italo Pulacco a bordo della Ferrari SF21 numero 46, ma grande gara per tutti. Chiude anche Michele Scolaro dietro a Simone Violo, dietro a Re. Gran peccato, perché sarebbe stato probabilmente lui a chiudere per primo sotto la bandiera a scacchi questo Gran Premio. È stata una gara abbastanza concitata nella parte finale. Diciamo che Michele aveva la vittoria in pugno, peccato per la disconnessione, ma purtroppo questo è quello che è successo. Come diceva Schumacher, questo è racing. E niente, Jacopo è riuscito a andarsi a prendere una vittoria straordinaria, perché comunque tanto di cappello a tutta la costanza che ha avuto durante il Gran Premio. E infatti J-Sport viene dato anche come pilota del giorno da parte del gioco. Quindi, da sesto a primo, eccolo qui,
il podio è stato veramente grandioso, il pilota italo-polacco. Complimenti comunque anche a Luca D'Amico dopo il testa coda, la rimonta, e a Mattia De Campo che è riuscito comunque a prendersi il podio, ad essere costante per tutta la gara. E nessuno era mai riuscito a vincere dalla sesta posizione record nel 2014 con Mauro Gold che scattò quinto. Rochita invece partendo sesto, se non erro, confermo subito. Sì, Rochita partendo sesto è riuscito a vincere il Gran Premio, quindi anche questo è un altro record per il portacolori del team Ferrari. Dunque, Rochita vince il Gran Premio del Bahrain davanti a Luca D'Amico e poi all'Alfa Romeo di Mattia De Campo, Re in quarta posizione, quinto Michele Scolaro disconnesso al terzultimo giro, al penultimo giro. Poi abbiamo Raffo Idex in sesta posizione, Dead in settima, Emanuele Fisichella, Mauro Perazzo, Kestrel in decima posizione, Fiorino e Mattia Ametrano. Questi sono i 12, 12 piloti arrivati sul traguardo. Ritirato Luca Flemin, poi Una Pulitan e Di Legge, questi piloti che non hanno chiuso la gara. Io devo scappare, ragazzi. Vi ringrazio infinitamente per l'opportunità, per ovviamente il privilegio di commentare il primo round della Master League, è stato bellissimo e vorrei ringraziare anche Dottor Long e Alessandro Petacatella che mi hanno supportato durante le qualifiche e questi 57 bellissimi giri di gara. Grazie a te Matteo, è stato un onore supportare un professionista, tra virgolette, No, quindi assolutamente, grazie, grazie sono nato qui, sono nato da voi a te. come professionalità, diciamo, dal punto di vista professionale. Grazie ragazzi e ovviamente un saluto anche a tutti coloro che hanno supportato la live su Twitch. Ci vediamo ai prossimi appuntamenti direttamente giovedì prossimo e settimana prossima in generale con le prossime gare del FIT. Buona intervista e buon divertimento. Ciao a tutti. Grazie. Grazie. Ciao. E allora io richiamo il mio partner naturale ormai, il buon Hiroshi, per il party post-gara. Ho un po' Raffa? di paura sul partner naturale, ma va bene, va bene, va bene. Accetto anche che già c'è troppo materiale per il Blu-ray, per le gufate, per i sorpassi, quindi bravi ragazzi, al solito. Dobbiamo ancora finire quello della passata stagione e già iniziamo ad avere una ventina di giga di materiale. Va bene, ci sta, vedo un Jay bellissimo, quanto è bello Jay, ma aspettiamo che arrivino tutti gli altri, quindi anche Luca D'Amico e Mattia De Campo. Ricordando, ecco, ai piloti, se magari ci stanno seguendo dalla live, che le interviste si svolgeranno qui su Discord. Anzi, già abbiamo l'occasione. Sentiamo anche Mark, se c'è ancora. Visto che questa prima gara è stato calmo con il taccuino. No, non credo sarà già in party post-gara con i piloti, conoscendolo. Giusto, giusto. Beh, allora, No, questo. diamo le considerazioni finali. Che il buon Matteo ha fatto un'ottima considerazione, però io credo che non me ne voglia Jay perché ha vinto una grandissima gara. Nessuno si sarebbe aspettato che riuscisse a tenere il passo con le gomme soft contro un Miche e contro un Matthew con gomma media, ma sono rimasto folgorato dalla mossa all'ultimo giro di D'Amico su Matthew in curva 4. Io avevo descritto nelle action zone che all'esterno di curva 4 era molto papabile il sorpasso. Una mossa bellissima di una pulizia incredibile da parte di Luca D'Amico che è stato tra virgolette riportato in auge per un secondo posto da una safety car con una condotta di gara magistrale dall'inizio alla fine. E poi c'è stato un Matthew un po' sottotono magari alla fine e quindi purtroppo la disconnessione di Matthew nel finale ci ha tolto un protagonista in più. È stata una gara al cardiopalma bellissima e quindi speriamo che ce ne siano altre 19 così. Siamo partiti col botto questa settimana. Sì, dispiace la disconnessione di Miche, ma non so quanto fosse ormai in pugno la sua vittoria, perché nel mentre che seguivate il focus per il lungo di Mattia Metrano, Jay aveva ripassato Miche dopo aver subito il sorpasso, tra l'altro all'esterno di curva 1. Quindi direi che possiamo iniziare con Jay, magari mentre gli altri ci raggiungono.
sì, mica disconnesso, però insomma il ritmo c'era, ok, la safety car, però forse solo da centro gara con le medie ti abbiamo visto un po' in difficoltà, per il resto il solito splendido J-Sport. Sei Aspetta che lo intanto. silenziato. Ah, aspetta, sono silenziato. Aspetta. No, io ti sento. Sì, ti senti, Jacopo. Tutto a posto? Sì. Sì. Ah, perché l'avevo silenziato io. Ok. No, ragazzi, assurdo, assurdo. Praticamente è stata una gara incredibile. Prima, la qualifica non l'ho fatta benissimo, anche se però ero contento del 26-0. Purtroppo molto della mia tattica che speravo si avverasse non si è avverato perché Mattia Metrano aveva perso contatto nella prima parte di gara e lì mi ha costretto a fare un lungo inseguimento da solo per cercare di riprendere il sestetto che era davanti. Ho cercato di fare l'undercut, solo che ho fatto un piccolo errore e quel piccolo errore mi è costato perché quando ho ripreso DRS loro hanno usato tutto l'ERSE e io non ce l'avevo più, quindi praticamente era tutto da rifare. Da lì sono andato avanti del mio passo, i miei ingegneri mi dicevano di gestire l'ERSE perché tanto era inutile che andavo con zero, che non guadagnavo nulla. E anche quando poi ero quarto da solo, lì non ho voluto neanche minimamente forzare perché davanti i primi tre erano di un altro passo, almeno 2 o 3 decimi a giro molto più forti di me. E in teoria speravo che arrivasse dietro Luca per trainarmi un po', così almeno mi salvavo un po' di ERSE e gestivo un po' l'ultima parte di Gran Premio. Dopodiché quando è arrivata la safety car fai media soft, media soft, media soft. Mi dicono media, però io ci avevo preimpostata la soft e quindi mi è rimasta la soft. E lì le peripezie, 22 giri, come li gestisco? Come faccio? Cosa posso fare? Come posso arrivare in fondo? Mi scoppiano, mi giro, mi frantumo, proviamoci. Ho fatto i sorpassi senza DRS perché mi servivano e quando sono arrivato al DRS, i primi giri volevo stare dietro a Michele perché ho detto che non potevo usare le gomme. Solo che Michele andava piano e allora in quel momento ho detto vabbè, faccio io il passo, però cerco di gestire. E gestivo sul 29 alto e ogni volta c'avevo fortunatamente i miei ingegneri Manuel Juve e Sdem. Uno mi diceva il distacco più o meno che c'avevo dal quarto perché io volevo il podio e l'altro mi diceva l'usura della gomma e un connubio di queste cose ha fatto sì che gli ultimi giri ero lì. Poi al penultimo giro ho detto io attacco, poi se mi riattacca bene. Fu si è disconnesso purtroppo Michele, quindi mi sono ritrovato Mattia dietro, che io sapevo che era un volpone del cavolo Mattia, e io ho detto che all'ultimo giro mi prendeva. È arrivato in curva 1, siamo arrivati appaiati, spero di non averlo toccato, perché ero arrivato al limite, però mi sembrava regolare, io spero veramente che non l'ho toccato. E poi dopo l'ultimo giro, fortunatamente ho preso il DRS del rettilineo dopo e sono arrivato primo, non so neanche io, ma sono contentissimo, sto tremando. È stato un azzardo che però è andato bene. Molto bene, grazie mille. Ci ha raggiunto anche Luca D'Amico. Luca, cosa ci dici di questa serata? Com'è andata nel complessivo dopo il testa coda alla 11? Trazione sul cordolo, veramente improvviso, tra l'altro. Buonasera, intanto mi sentite? Sì. Ok, buonasera a tutti. No, niente, purtroppo ho avuto un leggero testacoda, anzi, tutt'altro che leggero, però non so spiegarmi, ho provato abbastanza per questa gara, ma non mi è mai capitata una cosa del genere. Non so se fosse stato per l'aria sporca, però mi è partita proprio all'improvviso. Era impossibile da tenere. Poi ho deciso un attimo di riprendermi e di dare tutto quello che avevo. Ho cercato di rimontare il più veloce possibile. E dopo c'è stata la safety, quando sono tornato, mi sembra su in quarta posizione. E dopodiché ho deciso di andare di gialla nuova. Ho trovato dopo la ripartenza Jay con rossa e pensato che non fosse tanto intelligente ostacolarci, e dunque pensavo si rifermasse, invece ce l'ha messa nel di dietro a tutti quanti. Ecco, faccio i miei complimenti a lui e a tutti gli altri, compreso Mattia. Molto bene, grazie mille. A proposito di Mattia, 2019, esordio Red Bull, squadra con Juan Luca, 2020, McLaren con Jay, questa sera te li sei trovati tutti e due contro negli ultimi giri. Sì, non è stato bellissimo. No, però vabbè, diciamo che tutto sommato mi sono trovato abbastanza bene qui, che di solito anche l'anno scorso faccio fatica, soprattutto in qualifica, invece quest'anno mi sono trovato molto bene, soprattutto in qualifica. In gara non mi trovavo benissimo, però sono riuscito ad attaccarmi subito a Michele, a cercare di stare solo noi due, perché così alla peggio semmai facevo secondo.
stava andando tutto liscio fino a quando è uscito la safety car. Quando ho visto che Jacopo ha messo la rossa, io sapevo che ci arrivava fino in fondo. Volevo provarci anch'io, però mi sembrava troppo azzardato. E niente, alla fine è andata bene la disconnessione di Michele, che ho guadagnato un po' di punti su di lui, però è andata male l'ultimo giro, che forse è dovuto stare un po' più aggressivo. Però niente, comunque è stata bella. Complimenti a Jacopo per la gestione gomme e anche a Luca, perché quest'anno è troppo forte. Molto bene, grazie mille. Ed ha introdotto un bel tema, ovvero il feeling sulla qualifica, eccetera. A proposito di feeling, Jay, su questo nuovo capitolo, qualche domanda così un po' generica. Sensazione del gioco, come risponde la vettura, dove ti trovi meglio, in quale fase di gara, inizio, fine, centro, qualifica? Ma sensazioni buone. All'inizio non lo era tanto. All'inizio ho faticato tanto a capire bene soprattutto la meccanica della frenata, che era quella più difficile per me, perché ero abituato a scalare molto rapidamente col blocco del freno motore, e quest'anno scalare così significa automaticamente girarsi. Sinceramente mi trovo meglio in gara rispetto alla qualifica, anche se oggi in qualifica ho fatto un bel passo in avanti rispetto ai miei standard, comunque sono partito in terza fila, e che è già un buon risultato per me. In gara mi trovo bene, certo che però se devo vedere gli altri, io oggi ho visto per esempio Mattia, Michele e Luca, ad esempio, andarsene via proprio con una facilità irrisoria rispetto a me e altri, Re compreso, erano in quattro. Io facevo parte del secondo gruppetto, quindi oggi è stata più una gara, diciamo, sconvolta dalla safety car. Per me, comunque, ritornando al discorso di prima, mi trovo meglio soprattutto in gara, ma in tutte le fasi, anche se nell'ultima mi ci trovo meglio perché c'è più grip e risponde meglio la vettura perché è più aggressiva nel punto d'ingresso, però dovremo vedere pista per pista, perché già Cina sarà un'altra cosa, Portimao un'altra cosa, quindi credo che nel corso delle gare ci saranno tante evoluzioni da parte del feeling dei piloti. Ok, grazie mille Luca, credo che il doggo paddista sia felice, l'abbiamo visto sui social qualche giorno fa, no, parecchi mesi fa, in realtà se non ho errato, e anche per te sensazioni su questo capitolo? Allora, per quanto mi riguarda, mi sta piacendo questo capitolo di Formula 1 e mi sembra di trovarmi meglio, ho un buon feeling per adesso, e quindi vedremo come andranno le prossime gare, dai, però mi sta piacendo. Mattia, quest'anno te lo ritrovi fin da subito, il buon Mick, online vi siete incrociati più volte, quest'anno è un uno contro uno fin da subito, almeno abbiamo visto in pista, poi con tanti interpreti che ben vengano, come credi andrà, cosa ti aspetti anche da questo duello? Siete cresciuti tanto, ecco, rispetto a 5 anni fa, eccetera, eccetera. No, beh, sì, diciamo che io e Michele ormai ci conosciamo l'un l'altro, sappiamo tutto di tutti tra di noi. Comunque penso che, allora, per il campionato penso che saremo in 4 a lottarcela, poi dipende tanto dalla qualifica, perché anche l'anno scorso su Fast Car avvicino un po' come quest'anno, però la qualifica la faceva tanto. Per quanto mi riguarda, spero che nella qualifica riuscirò a stare davanti quasi sempre, che era quello che mancava un po' l'anno scorso. Mi piace un po' di più il gioco rispetto all'anno scorso, soprattutto dopo la patch, perché prima della patch mi sentivo, cioè il feeling era buono, però mi sentivo abbastanza lento. Invece dopo la patch sono riuscito un po' magari ad avvicinarmi, anche con i setup che magari riesco a conoscerli. So che farò fatica in queste prime gare, un po' come tutti gli anni, poi magari riuscirò a carburare un po' più alla fine, quindi devo solo cercare di prendere il possibile, cosa che magari qua non ho fatto, però proviamoci alla prossima gara, anzi da quella di là, visto che Cina mi farà abbastanza. Io ho paura quando parla così. Però cioè, ma Cina penso sia un sentimento ormai condiviso da tutti che non piace ai piloti. Io di solito quando Mattia parla così io c'ho paura tanto. No, non so, quasi tutto dalle qualifiche, comunque essere più costanti possibili. Anche l'anno scorso comunque Smoke era fortissimo, sì, ma ha vinto grazie alla costanza, quindi quella penso sia la cosa principale.
Molto bene, grazie mille. Io chiedo alla persona che si copre la faccia che problemi ha, avvocato, smetta di ridere sotto i baffi. No, perché sotto tutto. Stavamo disquisendo io e il buon Luca Flaminio, perché io prima ho lanciato una bomba, ovvero Matthew sembra nel tugurio del GF, e invece no. Flaminio risponde con Matthew in confessionale, quindi ha fatto abbastanza sì, ridere questa situazione. Va bene, Doc, hai i risultati del Driver of the Day? Sì. La mostrata dalla chat non ho trovato nulla, sì. Quindi così accendiamo e ripariamo i ragazzi. No, in realtà c'era una domanda dalla chat. Vediamo se riesco a riprenderla, perché era del buon Francesco Pinna. In sostanza vi chiedeva, per tutti e tre, dove vi sentite che dovete migliorare in questo gioco per il proseguo della stagione? Per quanto mi riguarda, cerco di avvicinarmi il più possibile ai primi quattro, che in questo momento hanno alzato l'asticella sia nella qualifica che nel passo gara. Oggi si è visto bene in entrambe le fasi. Matthew? No. Oh, perdonami Luca, perdona. No, vai Mattia, cioè, vai. I risultati qua, panico. No, vai tu Luca, che sei il migliore. Allora, praticamente ovunque, sia in gara che in qualifica, forse soprattutto in qualifica, bisogna migliorare. Mattia? Io invece migliorando un po' la prima parte di gara, che dove soffro ancora un bel po' di sottosterzo, e invece che migliorare rimanere così per la qualifica, perché per ora sono qualifica, sono contento. Molto bene, grazie mille ragazzi allora anche per essere stati qui in questo Moschera con noi. Il Driver of the Day al volo, Doc, così li liberiamo, si possono riposare. Lo vince con 19 votanti per questo Driver of the Day, il 53% va a J-Sport, quindi complimenti Jacopo, è stato abbastanza un plebiscito da parte dei nostri telespettatori, perché il secondo, in realtà sono due a pari merito, con l'11% Luca D'Amico ed Ed, il 10% per Raffo Idex, un 5% per Zeta Promauro, Matthew e Miche. Molto bene, allora direi che siamo in conclusione. Io al solito vi rimando ai vari social, complimenti a staff organizzativo, piloti, pubblico, tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata. Io ringrazio quindi Jay per essere stato qui con noi in questo post-gara. Grazie a voi. Ovviamente idem con Luca. Grazie a voi. E con Mattia. Grazie a voi, buonanotte. Grazie anche alla regia di Alessandro Pietracapella, grazie Bendy e buonanotte. Grazie a voi, buonanotte a tutti, alla prossima. Grazie, buonanotte anche ad Andrea. Grazie a tutti ragazzi, buonanotte. Domani, vi ricordo, c'è la Prime, quindi seguitela. Assolutamente sì, campioni di Fit, ovviamente, con la quarta categoria scenderanno, torneranno in pista domani sera sempre alle 21.30 con la Prime League, categoria detta al 50%, e poi dalla prossima settimana, dal lunedì, con la Sport ricominceremo, ci sposteremo in Cina per il secondo round di questa ennesima stagione marchiata Formula Italia Team. Da parte di Raffaele Delli per voi Rossi è tutto, come detto vi rimando ai social, soprattutto al sito www.formulaitaliateam.com per tutte le parole dei piloti, video etc. e dei risultati ufficiali. Non dovrebbero cambiare troppo, poiché stasera era più free, diciamo ci siamo affidati la Codemaster, però nel dubbio dateci un occhio. Grazie e buonanotte.